accorti di me. Ho sbagliato anch'io, quando per paura non ho fatto a modo mio. Fidati di me, non buttarti via, anche se il regalo di un miracolo non c'è, almeno fidati di me. Buonasera! Buonasera al mio magnifico pubblico e buonasera amici a casa. Ieri è stata la festa della donna, l'8 marzo, ma noi vogliamo continuare a festeggiarlo come giusto che sia ogni giorno. Infatti questa sera abbiamo un parterre al 98% tutto femminile. Applauso alle mie donne! Naturalmente il maestro rimane sempre lui, il maestro Lindo Terrenzio. Buonasera Federica, buonasera, auguri a tutte le donne del mondo. Auguri. Grazie maestro, ce li prendiamo anche questa sera gli auguri, cioè non è che ci fa male, sì, capito? Sì, auguri sempre, tutti i giorni. Abbondiamo, cresci l'avarizia. Tutti i giorni è la festa della donna. E quindi come e quindi cantiamo una canzone. Oh, vai maestro, movimentiamoci un po', dai, iniziamo questa serata in allegria. Pronti? Pronti. Vespe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Tutti, ma quanto è bello questa sera, qui affidati di me. Stiamo insieme in compagnia e in allegria, sì. Ma quanto è bello questa sera, se a condurre sempre lei. Federica è pronta, sì, tu resta qui. Ma resta con noi, perché sai non ti pentirai. Non cambiare canale, ma dai, Federica, aspetta te, aspetta te, aspetta te. Tutti qui, affidati di me. Sì, Federica Penuffola, bellissima, bravissima, incontenibile, conduttrice di Fidati di me. Quante ne abbiamo messe questa sera? Vai, vai, va bene. Ho aggiunto giusto. Va bene, va bene. Un altro aggettivo. Però devo dire che ci hai dato lo sprint giusto, caro maestro, per l'ospite che ho invitato. È un ospite, voi dite, perché non ha invitato una donna, no? Ne ha tante amiche del mondo dello spettacolo. L'ho fatto apposta perché la donna deve essere presa anche dal lato ironico. L'uomo ci deve far sorridere, vero donne? Cioè non è soltanto l'aspetto fisico o insomma a volte si guarda anche il conto in banca, diciamoci la verità, ma soprattutto ci devono far ridere. E io ho invitato un mio carissimo amico che di risate insomma ne ha fatto un'arte e quindi sto parlando di lui. Come cani che si annusano, oh no, oppure gatti che girano al porto. Negli occhi è rock and roll, ai ai, sembra ti tocchino, oh my god, città peccamino, donne pericolose, l'amore è un overdose, 150 dosi, oh sì sì. Dovete trapiantare il cuore di Antonio nel petto dell'uomo che lo vendicherà. Ce l'ho, giovane, forte, un ex pugile. È l'uomo perfetto. Ma chi è? Ma che ci fa lei? Oddio, che brutta domanda in questo momento. È tratto bene se non si innamora. No, più tardi in camera. Sì, poi ti chiamerò. È come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto, è come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. Con i tuoi discorsi pieni di ironia, quante cose hai detto. Con le tue parole trascinate, quei capelli ricci e le tue gambe magre, sei rimasto dentro come una poesia. Non
sei mai andato via. E poi all'improvviso il cielo si è spaccato. Amore ancora, amore. Così all'improvviso il tempo si è fermato. Oh, sai come fa il cuore. Tu che parli così piano e forte, che sorridi appena e dopo abbassi gli occhi e racconti schietto e senza ipocrisia di questa terra mia. Signore e signori, con immenso piacere il mio amico Maurizio Casagrande. Ciao. Eccolo. Come stai? Bene, bene, bene. Oh. Senti, finalmente di nuovo in movimento, seriamente. Seriamente, bravo, hai detto bene. Stiamo vedendo questa luce in fondo al tunnel, caro Maurizio, ce la stiamo per fare, eh? Sì, pare proprio di sì, pare proprio di sì. Spero che non ci mettiamo a fare sciocchezze all'ultimo momento. Comunque, diciamo che siamo... da una parte hanno già iniziato a fare sciocchezze, speriamo che rimangano lì e si fermano. Vabbè, ecco. Quelle non sono sciocchezze, quelle sono cose che vanno, che dimostrano che l'essere umano ha due possibilità: una, quella di essere umano, e quella di essere assolutamente imbecille, come riescono ad essere certi uomini nella storia dell'umanità. Ma l'imbecillità distrugge, uccide, massacra, rende impossibile la vita, e quindi combattiamo gli imbecilli. Allora Maurizio, oggi 9 marzo, insomma ieri c'è stata la festa della donna, noi abbiamo dedicato la nostra puntata prettamente al bel mondo femminile e io ho detto voglio invitare un ospite, perché noi donne, no? Ho detto prima, non è che dobbiamo guardare soltanto alla bellezza. Se no io non avrei storia. meno male. Io dico, a me l'uomo mi deve anche saper far ridere, se no che ce l'ho a fare a fianco, giusto? Quanto ti è servito bacchiappare, Maurì? Beh, insomma, il fatto di avere una simpatia, una capacità, tieni presente che io sono un vero amante delle donne, inteso nel senso più pulito del concetto. Lo so, non a caso sei stato invitato oggi. Esatto, perché ritengo che il mondo femminile è un mondo fatto di sensibilità e di forze che l'uomo ha, ma in maniera completamente diversa. Quindi, dato che io sono profondamente convinto che le differenze sono le vere ricchezze della vita, il rapporto uomo-donna, quindi per un uomo e quindi per me, il rapporto con la donna è quanto di più interessante ci sia da tutti i punti di vista, perché è un mondo che non mi appartiene, al quale però posso attingere grandi cose e dare le mie, insomma, quindi è sicuramente un rapporto bellissimo che ho con le donne. Io poi che ti posso dire, il mio avvocato è una donna, la mia commercialista è una donna, cioè insomma anche poi fisicamente e realmente nel mondo professionale prediligo molto il mondo femminile, quindi però diciamo che non è che sono proprio bellissimo e quindi il fatto di aver costruito un fascino, però è un fascino particolare. Ti ricordi quando presentammo Tintarella di Luna su Rai 2? Ma come 2? No, qualche annetto fa, benissimo. E tu eri sul palco insieme a me e insieme a una grande gnocca che è la nostra amica Barbara Chiappini. Vuoi mette? Come no? E noi insomma abbiamo litigato anche per te. Oggi te lo voglio svelare, Maurizio. Abbiamo litigato per contenderci Maurizio Casagrande. Peccato che non mi sono accorto di niente. Allora Maurizio, sono passati parecchi anni, però tu sei andato sempre meglio, hai fatto grandissime cose. Io se dovessi adesso elencare tutto quello che hai fatto come attore, come comico, come regista, come sceneggiatore, ci devo prolungare la puntata di altri tre giorni, perché insomma non basta, guarda qua, una cosa allucinante, però... Ma poi non serve, io dico che sempre, io sono sempre proiettato in quello che si farà,
quello che c'è stato alle spalle è importantissimo. Beh. E va tenuto come punto di riferimento. Io facevo uno spettacolo qualche anno fa in cui c'era una frase che diceva: un uomo senza passato è un uomo che non ha futuro, però le persone che vivono solo col passato neanche ce l'hanno il futuro. Esatto, quindi... esatto. Però io volevo soltanto partire un attimo dall'inizio, insomma, cioè, nasci in una famiglia dove in realtà già papà Antonio Casagrande era un attore. Certo, era un attore, anche è tutt'oggi un signore di una certa età, ma era un attore straordinario che secondo me ha avuto meno della metà di quello che avrebbe meritato, perché ha avuto una bellissima carriera, ma sicuramente è un attore che avrebbe dovuto stare a livello dei Manfredi, dei grandi interpreti della commedia italiana degli anni 70, 80, insomma, in cui mio padre era in età, diciamo, utile. Quindi sicuramente sì, e forse è stato proprio quello che mi ha portato invece ad avvicinarmi al mestiere di attore molto tardi, perché sì, in realtà pure tu ti sei avvicinato alla musica prima, no? Sì. Allora, io racconto questa cosa, l'ho già raccontata, ma mi piace dirlo. Io quando sono andato alle scuole, in prima elementare, in realtà feci un anno una primina, che era una specie di asilo, insomma, un po' più evoluto, esatto, che all'epoca si faceva, probabilmente. Bimbi intelligenti, più. Dai! Beh, hai capito? C'ero capitato per sbaglio pure io. E quindi ero andato a fare questa cosa. E quando sono andato in questa scuola, quindi avevo 5 anni, ho scoperto che non tutti suonavano. Io ero convinto che suonare facesse parte delle attività normali di un essere umano. Sì, per cui, sai, perché io c'avevo mia madre che suonava il pianoforte, mia nonna dopo pranzo si metteva al piano e cantava le romanze liriche, mio zio suonava, il mio vicino di casa aveva la chitarra, la sera ci mettevamo a casa sua e cantavamo le canzoni, insomma. C'è sempre stata la musica nella mia vita, quindi io ero convinto che era la normalità. Sì, come mangiare, come insomma dormire, come le cose che si fanno ogni giorno. Mentre invece poi ho scoperto che la musica è una attività assolutamente collaterale, in alcuni casi inesistente nella vita delle persone, e invece io sono convinto che tanti pessimi uomini, uomini intesi come esseri umani, se fossero un po' più vicini alla musica, un po' più alimentati già da piccoli dalla musica, potrebbero diventare delle persone educati alla musica, aggiungerei, sì, no? Si dovrebbe mettere, perché si dovrebbe mettere musica, con un, diciamo così, come insegnamento scolastico forse un pochino più più grande rispetto a quello che c'è adesso, perché è molto irrisorio, sì, no, quello che e c'è poi adesso. Soprattutto è nozionistico, è la cosa do, re, mi, ma che gli frega un bambino do, re, mi. La musica è un'emozione, la musica è una capacità di comunicare senza usare le parole, anzi riuscendo ad ottenere l'effetto, basta far capire un accordo maggiore, un accordo minore, uno ti dà una sensazione di gioia, uno ti dà una sensazione di malinconia, e già hai spiegato a un bambino che la musica serve a dare emozione e a raccontarla. Quindi insomma, vabbè, quindi, insomma, ci vorrebbe questo. Hai intrapreso questo studio sulla musica musicale, e ti sei iscritto, sì, anche al conservatorio, quindi dalla prima, sì, elementare, dalla primina, poi sei andato oltre, insomma. Non è che sì, certo, come no, ho continuato. E poi ti sei avvicinato, perché stava lì, stava lì, ronzava, e alla fine, insomma, sei entrato anche tu in questo mondo bellissimo. E poi meno... sempre attraverso la musica ci sono entrato. Perché ma in realtà meno male, io dico io, se no oggi non avevamo le tue perle meravigliose. Grazie. Diciamo che hai iniziato con Salemme, giusto? No, diciamo che Vincenzo lo conosco, credo nel 92, 93, in realtà io ho cominciato... No, dico la prima 80. Cinematografica, il primo film, sì, cinematografico. Il primo film importante, diciamo, da protagonista è stato L'amico del cuore con Vincenzo Salemme, che credo sia del 98, se non sbaglio. E quindi, insomma, hai capito che... l'hai capito già prima, però insomma hai capito tutto che... ciò, però, scusate...
Ma vi posso presentare Maurozio? Lo ma vedete infatti dietro di io me? Ti stavo per chiedere, però lo guardavo, ho detto chissà se io... Ma chi c'è alle spalle? Tuo fratello? Quello è un pupazzo che mi hanno fatto. Fammi vedere, Maurozio. Riavvicinalo un po', fammi vedere. Questo è... Quando ho fatto il mio film Babbo Natale non viene da Nord, aspetta che gli infilo la mano così si capisce, eccolo qua. Questo è Maurozio. Ah, te l'hanno fatto eccolo bene qua. Però. Ti piace? Ci piace. Ti piace? Ci questo piace. È Maurozio, eccolo qua. Ciao Maurozio. Vabbè, insomma. È fidanzato Maurozio, no, per sapere. Ma che te devo dire, non lo so, io sono una persona che non entra mai nella vita privata degli altri. Ma io mo c'entro però, preparati, eh. Parliamo ancora della tua carriera, ma poi ci entro, non tergiversiamo, sì, sì. Non tergiversiamo. Allora, quindi abbiamo parlato del mondo cinematografico, che entri come protagonista insieme, insomma, accanto a Vincenzo Salemme in questo film, ma non ti ha colpito soltanto, diciamo, la parte da attore, no? Perché poi sei andato oltre, cioè tu non sei uno che può stare fermo, non si accontenta, cioè fa l'attore, fa il protagonista, ha fatto migliaia di film, uno più bello di un altro, ci ha fatto anche tanto sorridere, non gli è bastato, dici che faccio? Ma vado oltre e faccio anche il regista, se non vi basta faccio pure lo sceneggiatore. Sì. Ma è una curiosità, io poi faccio questo mestiere, l'ho sempre fatto, io ero uno che agli inizi, faccio un esempio proprio con l'amico del cuore, c'era un direttore della fotografia e dei diciamo degli operatori alla macchina che in questa pessima idea che c'è in Italia dell'attore che deve essere intoccabile, che può fare quello che vuole, sbagliare quanto vuole, non va alla posizione giusta, non prende la luce nel modo giusto, non si mette dove doveva stare, quindi l'operatore ha difficoltà a prendere bene il fuoco e nessuno dice niente perché quello c'è il protagonista, nessuno gli può dire niente. Invece era un continuo chiedere perché, a che devo fare, come mi metto, ecco perché se sto qua è peggio di là. Cercavo di capire, perché credo che questo è un mestiere che nel momento in cui hai piena conoscenza anche della parte tecnica ti permette di esprimerti meglio, di essere più libero di tirar fuori la tua natura. Concordo, la mia regista a Terre Meravigliose mi faceva stare al montaggio proprio per capire quali erano gli errori da non commettere, quindi io lì ho imparato anche a capire le mie posizioni giuste, a capire tante cose, no? Come dici tu, anche della luce, c'è uno studio dietro insomma che deve essere fatto, è consigliabile, certo, no? Che anche gli attori... Assolutamente, però diciamo che non è molto comune, perché Mauri, ripeto, in Italia c'è dire. Un po' questa cosa dell'attore naturale che non fa caso a niente, è tutto un mondo di persone intorno che devono correre appresso a lui o a lei. Stavo per dire questo, Maurizio, purtroppo oggi uno si sveglia, la mattina si alza dal letto, oggi faccio l'attore, ok? Ma non è così, perché l'attore, come tanti mestieri, va preparato, va studiato, non ci si può approcciare attori così dalla sera alla mattina, quindi, insomma, Maurizio? Sì. E quindi è chiaro no, che stavo per dire quante ce ne tocca vedere, che non vorremmo vedere. Ma tanto è sempre stato così. Diciamo che adesso è un po' peggio perché i canali di comunicazione per diventare popolari e famosi non passano più attraverso il pubblico che sceglie, ma passa attraverso un pubblico che casualmente punta il dito e dice quello sì, e quello diventa un attore che casomai te lo trovi su un set. Bravo. E te lo ritrovi accanto a lavorare, capito? E te lo ritrovi accanto. Senti, è un po' complicato. Senti, poi anche tanta televisione, ma quanto ti stai divertendo con quel gruppo di matti su Rai 2? Ma quanto ci facciamo male? È bravo, quello tu lo dici. Ma quanto ti molto diverti? Faticoso. Beh, sai che c'è? È che io, pur passando gli anni e chiaramente diventando più vecchio nel senso bello del termine, perché si passano gli anni, cominci a conoscere tante cose, sì, però saggio. Quello che io non ho ancora e spero per tutta la vita di non perdere è la voglia di divertirmi e di mettermi in gioco, e quindi è chiaro che quella è proprio la trasmissione giusta, perché una banda di imbecilli quali siamo che si mette lì a rendersi ridicoli, ma con la goliardia e il divertimento che ti permettono
di fare cose che normalmente non fai, no? Certo, cioè, però quando, già cioè, stare su quella stanza inclinata, esatto, esatto, è inquietante. Senta, comunque parlavo di stasera, Tutto è possibile su Rai 2, insomma un programma che io non perdo mai, cioè guardo tutte le puntate e mi piace da morire. Senti Mauri, però si vede tu, cioè veramente porta le mie congratulazioni a tutto il gruppo, perché si vede certamente proprio che vi divertite e questo, sì, a sì, casa certo arriva, capito? Arriva in maniera no così genuina che pure tu a casa non puoi fare a meno di non sbellicarti dalle risate, insomma. Senti, abbiamo detto che la tua carriera è vasta, hai fatto veramente di tutto, cinema, teatro, hai fatto tanta televisione, ma c'è una cosa che se oggi Maurizio Casagrande dice la vorrei rifare, rifarebbe adesso, subito, che ti è rimasta nel cuore? Ma rifare qualcosa che ho fatto, no. Ti dico sinceramente, ecco, ripeto, è sempre proiettato nel futuro a me, quindi le cose che ho fatto sono andate come sono andate, e dovevano essere così, sono convinto di questo. È chiaro che quando per esempio mi vedo anche come il mio primo film da regista, che è Una donna per la vita, che è un film che ho amato profondamente, stava nel cassetto già da 4-5 anni e poi l'ho tirato fuori perché c'è stata l'occasione di farlo, ed è secondo me un film molto bello perché cioè in realtà è un film d'autore truccato da commediola, ma in realtà c'è molto di più sotto, e quando ho fatto quel film mi piace moltissimo, ma riconosco una serie di ingenuità e di errori che oggi non commetterei. Ma se oggi non li commetterei, perché ho fatto Una donna per la vita. Esatto. Se non l'avessi fatto, non sarei a questo punto. Quindi poi alla fine non rifare... Sì, il remake non avrebbe anima, quindi ci sono delle cose, anche per esempio con Vincenzo, no? Noi con Salemme abbiamo rifatto a un certo punto, qualche anno fa, una commedia che avevamo fatto a teatro, vero? Sì, che si chiamava E fuori nevica, che è stato un trionfo dell'epoca, cioè quello che ci ha resi popolarissimi, stranamente con una commedia teatrale andata in onda di sera tardi sulla Rai, sì, però sì, si sparse la voce che funzionava, e in quell'occasione Vincenzo a un certo punto decide di farne un film, qualche anno fa, sarà stato 5-6 anni fa, e l'abbiamo fatto, ecco, quella era proprio l'immagine che è passata ora, era proprio quella, e devo dirti la verità, io non sono stato molto contento di farlo, nel senso, non che non mi abbia fatto piacere fare il film, non mi piaceva l'idea di rifare una cosa, non mi piace mai, perché rifare nella migliore delle ipotesi riesci a ottenere lo stesso risultato. Nel 90% dei casi rifacendo fai peggio. Allora, visto che hai detto all'inizio stiamo ripartendo, ti faccio una domanda: che stai a combinare adesso, oltre a vederti su quella stanza inclinata? Allora guarda, io vabbè, a parte vari progetti e cose che porto avanti, ma sto facendo teatro, finalmente ho ricominciato, ho messo su uno spettacolo che si chiama Tu per tre, ed è uno spettacolo che mi vede, abbiamo visto la locandina scena, della clip, esatto, sì? E sono con due giovani, una cantante e una pianista, che mi accompagnano, vedi, due donne, non a caso. E però sono due, una cantante e una pianista, che in realtà però mi fanno da partner complete in scena, è una cosa molto particolare, molto divertente, che mi sta dando molta soddisfazione e soprattutto mi sta facendo riprovare quel sapore meraviglioso che è stare davanti alla gente con un teatro pieno, che è una cosa che per chi come me vive di questo è stata una specie di privazione peggio dell'acqua. Mamma mia, hai ragione Maurizio Casagrande, hai ragione Mauri, hai ragione. Prima di lasciarti, sì, volevo sapere come, allora, stai, guarda, messo? No, perché ogni tanto quando ti chiamo, che ti saluto, come stai Maurizio? Tutto bene? Però su quell'aspetto là ma perché niente. Che ti posso dire? Allora, che posso dire? Io sono bravo in tutto. Diciamo che nella vita non si può saper fare tutto. Ci sono alcune cose che proprio non ci vengono bene. E quindi perché parlarne? Hai ragione, sto zitta, no, perché, no, vabbè, adesso non Sentiamo dico l'aneddoto, vabbè, non racconto niente, però Mauri,
però sei un vero gentleman, quindi io ti auguro finalmente di trovare pace anche su alcuni aspetti della tua vita, insomma, che non sono sempre stati di lì, ci va bene? Esatto, va benissimo. Oh, e soprattutto, come dici, usa la tua arma migliore. E cioè? Fascino e la bellezza. Ah no, no, era la simpatia. Il sorriso. Maurizio Casagrande. Ciao. Maurizio, grazie per essere stato con noi in questo giorno che abbiamo voluto dedicare, che vogliamo dedicare alle donne con un grande uomo come te. Grazie davvero, sei un amico. Grazie, grazie. Un abbraccio grande, spero di rivederti presto. Ciao Maurizio. Ciao. Non andate via, fidati di me, torna fra pochissimo. Fidati di me, fidati di me. Siamo tornati in studio dopo questa botta, insomma, di ironia con Maurizio Casagrande. Adesso io ho bisogno di lui. Come faccio a fare la puntata? Il maestro Lindo c'è, mi manca l'altro pezzo. E che pezzo? Antonio Di Josafat! Buonasera! Tu sei, hai parlato di Casagrande, io sono grande, quindi ci sto bene. Di panza grande. Allora, anche se non è più la festa donna è passata, però un omaggio floreale per te. Grazie. A nome di tutti Flowers noi. For me. Flowers for you. Grazie, grazie. Ma che bello. Un omaggio floreale alla cara Nina. Salutaci Pinta e Santa Maria. E poi a voi tutte donne vi darei un bacio, ma il Covid non ce lo concede. I baci Perugina gli do. Bravo Antonio. Prego. Anche a voi, fatelo passare. Beh, ecco, un bacio a tutte. Non mi aspettavo nulla di meno, sempre qualcosa di mangereccio. Però gli ho preso la limited edition, c'è pure. Sì, bravo, sì, no. Bravo, bravo, devo dire, non facciamo. Un bacetto per tutti. Ma che galante che Antonio. Ma che galante. Buonasera, sor maestro. Buonasera, Antonio. Maestro, posso fare una cosa? Prego. Mi metto un attimo i fiori vicino. Che messo, rifiorò morto. Ma certo, bellissimo. No, no, che morto, dai. No, bellissimo. Va bene, maestro. Bellissimo. Lo impallo, impallo il maestro. No, sono belli, sono belli. Ande bello il maestro con i fiori. Maestro, in un giardino fiorito lei è. Un pianoforte fiorito. Pianoforte fiorito. Invece il mio regista Andrea mi dice che oggi io sembro un poliziotto. Speriamo che non mi firma, sì. Abbiamo anche la volante parcheggiata dietro le quinte. Sì, tra un po' arriva. Come va allora? Tutto bene? Tutto bene, Antonio, guarda, senza di te non potevo cominciare la puntata proprio a... Bene, so. Bene, mi manchi, mi Ti manco. Mi allora, manco. Guarda, io da un bacio all'altro, maestro... Eccoci. Un omaggio a tutte le donne, sì, che sono per noi importanti, che sono per noi esseri celestiali e soprattutto sono angeli del focolare. E soprattutto so cuoche di angeli del focolare. Guarda come abbiamo fatto stasera una canzone io e il maestro Lindo. Sentiamo. Seria, stasera seria. Seria, sì, ci credo. Ma che la senti? Senti, senti. Pesa a me. Bésame mucho, como aiuto. Si fuera esta noche la última vez. Ma tu devi cantare. No, io ballo. Bésame, bésame mucho. Hoy tengo miedo perderte, perderte después. Ma ma perché giunti a quest'ora? È un testo personalizzato. Un languorino profondo mi stuzzica assai. Forse perché da due ore non mangio. Povero Antonio. Due fettuccine al ragù io me le gusterei. Cara Federica, potevi cucinare un bel primo e portarlo in TV. Pensa che pure Alberto insieme al mio Lindo han più fame di me. Pesami. Pesami adesso. Ci vuole il coraggio tu, Federica, a pesarlo, eh.
son dimagrito tre etti o forse di più. Tre etti. Pesami, pesami adesso. Tu puoi tirarmi un po' su con la pasta al ragù. Se mi vuoi bene un pochino, pochito, adesso fammi mangiare. Ci sono mangiati il bacino Ruggiero. Scusa. Diciamo che la canzone ha preso una piega un po' più culinaria, ecco, dopo, però comunque era bella d'amore. Maestro, maestro, cioè, io mi stupisco di lei che comunque grazie. Continua a dargli. Ma no, ma io inizio il brano così com'è nel testo originale, e lui che poi cambia le parole, no, più forti di lui. Maestro, ha visto cosa sta facendo? Si sta riprendendo i cioccolatini. No, cioè, non ho parole. Aspetta che ne do una. Ma come, ho detto che eri un galantuomo. Sì, dispensa cioccolatini. Grazie, ma... grazie, molto, ecco, gentile. Bravo. Lo accetto volentieri. Me lo sta. Che frase di uscita? Chi è povero essendo amato? È vero che l'amore rende ricchi. È vero, è verissimo. E noi donne oggi, soprattutto ieri, ma oggi come domani, come e sempre, come tutti i giorni, dobbiamo essere amate e rispettate. Ma durante il corso della puntata, adesso lasciamo Antonio mangiare i cioccolatini, durante il corso della puntata, insomma, avremo anche occasione di parlare delle donne e soprattutto delle... Dai Antonio, sto facendo una cosa seria, dai! Dai, comunque parleremo più avanti. Adesso, mentre... No, Andrea! Auguri, Andrea! È buono il limone. Andrea è maschio, non è... No, perché è nome femminile. Esatto, no, Andrea lo conosci bene. Basta, Nina, basta, non gli dare più alito ad Antonio. Allora, hai mangiato? Sto benissimo. Lo sai perché adesso? Perché andiamo a visitare il paese, sono stato. Andiamo a vedere un po' il tuo giro tondo, che so che anche lì, insomma. Sono stato accolto benissimo. Guardiamo, giro tondo. Fidati di me. Carissimi amici del Girotondo, oggi ci troviamo all'interno del Parco regionale del Sirente-Verino. Pensate, in un borgo che è passato alla ribalta da qualche tempo perché pare che un meteorite sia giunto qui e abbia creato una serie di crateri su cui poi andremo ad indagare anche noi. Ma dove ci troviamo quest'oggi? Siamo a Secinaro. Inizia la scoperta.
oltre alla chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola, che sorge sulle mura dell'antico castello, e degna di visita la chiesa della Madonna della Consolazione, che pensate sorge su un antico tempio pagano dedicato alla dea Pelina. Sotto il tetto a capriate vi sono due navate, la prima dedicata alla Madonna della Consolazione, mentre l'altra a San Rocco. Il portale laterale del 1503 è in stile rinascimentale. L'interno ospita affreschi del 1500, tra i quali quello relativo alla leggenda secondo la quale la chiesa e la statua della Madonna posta sull'altare sarebbero state portate dagli angeli in un abbagliante fascio di luce per sconfiggere i pagani seguaci della dea Sicina, legata all'impatto del meteorite del Sirente del IV secolo. Una caratteristica a cui invito tutti a prendere parte è comunque la processione del Venerdì Santo, che ci auguriamo quest'anno, Covid permettendo, possa riprendere l'antica tradizione. Al suono dell'utrick e track, la mattina alle 6 le persone vengono svegliate, ma per questo chiediamo ausilio all'amico Peppino. Sono Peppino. Questo strumento artigianale va suonato la mattina di Venerdì Santo, verso le sei e mezza. Passa una squadra di ragazzi suonando la trick e track e gridano alla croce, alla croce, alla croce. Poi verso le 8 si parte dalla chiesa e si incammina verso il Calvario. E quindi al suono dello trick e track, che dà l'invito a tutti a scendere nelle strade, a scendere nel borgo per immergersi nel bosco, per fare insieme queste 14 stazioni che poi appunto giungono al Calvario di Cristo, e al ritorno, pensate, vengono accesi dei fuochi quasi purificatori per giungere a mezzogiorno al paese, tutti possono così riprendere la loro tradizione e anche noi ci metteremo della conoscenza di questo splendido borgo. Questo sì che dà gioia alla vita, la tavolata in piazza in compagnia di Margherita. Antonio, sappiamo che sei un buon gustaio, quindi noi abitanti di Secinaro ti abbiamo preparato questa bellissima tavolata. Iniziamo dai prodotti di un nostro produttore locale, come di farina, di farro, le nostre paste, il tartufo. Molto importante è la farina di Solina, che è una farina antichissima, a basso contenuto di glutine. Andiamo avanti, vediamo le nostre tipiche paste come la chitarrina, le fettuccine, le sagnette e il bellissimo piatto di pasta e fagioli. Abbiamo i granati, che è il gran turco bollito tipico del 16 di gennaio per Sant'Antonio, veniva appunto regalato dai nobili come buon auspicio. Poi continuiamo con i savoiardi, le ferratelle, i noci atterrati, che sono mandorle con lo zucchero, il croccante di mandorle. Poi abbiamo la pizza con gli sfrizzoli, la pizza di farina di mais, gli orapi, sono degli spinaci selvatici. Continuiamo con fagioli e cotiche. Sempre di un nostro produttore locale abbiamo questi bellissimi taglieri di affettati, quindi vediamo il guanciale, la coppa, la salsiccia di fegato, il salame di maiale, abbiamo le salsicce sott'olio, il prosciutto
Il tutto naturalmente va accompagnato da del buon vino locale che vediamo qui messo in queste regali coppe, ma vedo lì una... non so come definirla, mi hanno detto però che si chiama il marro. Che cos'è? Sì Antonio, questo è il marro, è il nostro piatto tipico. Visto che anticamente non si buttava via niente, è composto dai fegato d'agnello, dalla membrana che ricopre gli organi interni e dal budellino d'agnello. Viene cotto sulla brace oppure in forno, riempito con vari aromi, spezie e vari ingredienti a scelta, ed è un piatto veramente molto buono. Fidati di me! Volevasi dimostrare, ha sparecchiato tutto, mi hanno detto, insomma, ha fatto man bassa insieme ai suoi amichetti, insomma, hanno ripulito tutto, vero? Ma bisogna dare onore alla tavola. Certo. Senti, io però, Antonio, volevo, dal signor Peppino, facciamo un appello, io volevo un trick e track, lo voglio usare qui in trasmissione quando Antonio mi si perde per strada, no? Ah, suono il trick e track. Allora, ti suono così tu capisci che devi venire, va bene? Trick e track. Anzi, lo usiamo per Dreams, per i ragazzi di quando ci fanno arrabbiare, no? Ok. Allora, ti è piaciuto il paese? Moltissimo, bravo. Hai visto quanta neve? Bella. Sta facendo tanta neve in questi giorni. Ma poi l'aria buona che si respirava, la gente buona che ci ha accolto, il mangiare buono che abbiamo mangiato, il sindaco che vedrai è una persona fantastica. Insomma, che più ne ha più ne metta, sì, però sì, per vedere il sindaco noi dobbiamo presentarlo. Eh sì. A modo tuo. Certo. Hai preparato? Seria però questa. Seria? Senti la musica. No, la musica lo so che è seria. La musica è seria. E il problema è dopo. Vai. Se stai cercando un posto raro, vieni con me a Secinaro, fra gli alti monti e le valli innevate, puoi respirare aria fresca a palate. Ti troverai a tuo agio perché ci sono stato e allora fidati di me. Allora io adesso faccio entrare il sindaco che deve parlare. Sindaco di Secinaro, sindaco entra! Buonasera. Che piacere vederti, buonasera! 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 Piacere di averla qui. Io devo darle del lei, ma giovanissima, donna, mi viene da darle del tu. Assolutamente. Che devo Federica, fare? Diamoci del tu. Ok, basta, esco dalla presentatrice Moment e sono Federica e parlo con Noemi. Ok, va bene. Allora, intanto complimenti, oggi, eccolo qua, già sta rientrando in palla. Antonio, ma almeno vuoi avvisare le telecamere? Avviso, ecco. Oddio santo. Va bene, ha portato il suo... No, ma Andrea, ma lui mica se ne importa, insomma, del lavoro degli altri, lui fa come gli pare, capito? Eclissi, va bene. Però oggi, in questa giornata, insomma, che noi vogliamo dedicare soprattutto alle donne, avere un sindaco donna, insomma, ci fa onore, no, per questa puntata. Ieri è stata la festa della donna, che come ho detto già dall'inizio, dobbiamo festeggiarla tutti i giorni. Però, insomma, essere donne a volte e ricoprire dei ruoli particolari, insomma, non è sempre facilissimo, no? Bisogna sempre un attimino sgomitare e soprattutto dover sempre dimostrare più degli altri, no? Perché magari quel ruolo è un ruolo che nasce prettamente maschile e quindi scardinare un po' queste, diciamo, ideologie è sempre più difficile. Tant'è che so che non soltanto a Secinaro c'è il sindaco donna, ma praticamente tutta la giunta comunale è quota rosa, no? Una grande, esatto, quota rosa. Sì. Secinaro è un po' una particolarità, siamo un'amministrazione, una compagine quasi completamente al femminile, in controtendenza con quello che è di solito l'andamento non solo locale, regionale, ma anche nazionale.
nella mia maggioranza ci sono solo due uomini e quindi in giunta poverini, aggiungerei una quota azzurra. Cari miei, non è facile, insomma, non ci mettete mai al comando, perché poi quando ci andiamo sono problemi vostri, insomma. Quindi davvero un risultato diverso e contro tendenza, del tutto però naturale e spontaneo, quindi non è stato studiato, non c'è un disegno dietro affinché poi si è riusciti ad ottenere questo risultato, ma è il frutto sicuramente di un tessuto sociale che è quello secinarese, probabilmente molto più pronto e in avanti rispetto magari a delle realtà più grandi. Quindi si è arrivati a questa compagine dopo mesi comunque di incontri, di dialoghi, di dibattiti, e si è scelto di candidare con naturalezza. Devo dire sia la mia squadra era rappresentata da uomini e da donne, ma anche la squadra avversaria, comunque la lista avversaria, aveva all'interno sia uomini che donne, quindi in totale naturalezza ci si è messo in gioco uomini e donne allo stesso modo, senza dover tener conto delle quote rosa o di donne e di uomini, ma semplicemente degli individui. Insomma, è avvenuto tutto in maniera molto assolutamente naturale, cioè senza, come dici tu, insomma, senza aver progettato nulla. Però questo è sintomo forse che oggi il ruolo della donna, insomma, vuole sempre più emanciparsi, insomma, ma vuole sempre più scardinare questi tabù, no? Che poi fondamentalmente sono tabù stupidi. È una questione, sì, molto culturale. Esatto. Però dico che il tessuto sociale secinarese probabilmente è più avanti, è più pronto ad accogliere la presenza femminile. È un paese molto attrazione femminile, in quanto ci sono le principali attività commerciali comunque gestite da donne. Forse è una questione anche un po' di genetica, lo troviamo anche negli anni passati, nel secolo scorso, quando nell'immediato dopoguerra gli uomini migravano soprattutto verso la capitale per esercitare un antico mestiere che è quello dell'ombrellaio, e le donne rimanevano a Secinaro, quindi gestivano tutto quindi ciò che era esatto. Sì, l'aspetto, insomma, dai, ce l'avete nel DNA, ce l'abbiamo Secinaro. Ben venga, e questo ci fa piacere. Ecco, perché bisogna venire a visitare Secinaro? Paese, poi ricordiamo, di 300 anime. 330, sì, 330. È un paese molto molto piccolo, come abbiamo potuto vedere dalla... Compatto però direi, piccolo ma fatto bene, compatto. Sì. Quindi, poi abbiamo visto delle immagini del nostro buon Alberto, insomma è una cartolina quasi, no, Secinaro? Poi con la neve è un presepe proprio. Come abbiamo visto, ci sono tanti motivi per cui poter venire a Secinaro. Sicuramente a Secinaro è all'interno del percorso del circuito Borghi del Respiro. Quindi è un paese che ha aria buona e aria pulita. E può essere magari un motivo per venire a percorrere dei sentieri, soprattutto dopo questa pandemia, dove tanti hanno... problemi respiratori, quindi venire a passeggiare sui nostri sentieri sicuramente può essere... Hai detto una cosa sana, no? Perché a forza di portare queste mascherine, insomma, i dati parlano chiaro, insomma, e comunque tante persone costrette quindi poi a stare tanto tempo, perché poi chi ha la possibilità di stare più a casa, quindi la toglie, ma chi fa un lavoro pubblico, insomma, deve stare H24 con le maschere, anche i nostri bambini, esatto, se vogliamo, quindi... no? Che sono a scuola e passano queste 10 ore, 8 ore scolastiche con la mascherina, sì, insomma. Quindi è un buon motivo per venire. Ci sono sentieri molto dolci che partono dal centro del paese, ma anche lo stesso sentiero che abbiamo visto nel video che ripercorre la Via Crucis, che sì, noi lo percorriamo soprattutto in occasione della processione del Venerdì Santo, ma magari ci sono dei fedeli che in raccolta possono andare durante tutto l'anno. Abbiamo poi dei sentieri più conosciuti, più noti, che è quello che porta sopra la vetta del Monte Sirente, o addirittura quello che porta direttamente sulla Neviera, dove si può osservare questo ghiacciaio perenne
che per anni, per decenni, è stato fonte di sussistenza per il popolo, per la cittadinanza di Secinaro, in quanto c'era un vero e proprio commercio del ghiaccio, venivano prelevati questi blocchi di ghiaccio e venduti poi alle famiglie più abbienti per la conservazione dei cibi, ma soprattutto agli ospedali, certo, per il post-operatorio, comunque per la conservazione dei medicinali. Si arrivava fino giù negli ospedali della Puglia. Che meraviglia. Poi, diciamo, posso aggiungere, bisogna andare a Secinaro. Soprattutto mi rivolgo a voi maschietti, perché se il sindaco è così, le donne sono tutte belle, quindi andate a Secinaro anche per questo. L'aria è buona, in più deliziate anche la vista, che volete di più, insomma. Quindi, allora, prima di andare avanti e parlare con il sindaco, c'è una clip che ha realizzato il nostro Antonio. Guardiamola e poi la commentiamo. Il comune di Secinaro ha anche, tra le tante cose, una faggeta di origini arcaiche, che nel passato è stata utilizzata per fare dei giochi solenni e delle battute di caccia. Così scrive Lucio Vibio Severo, in un'epigrafe rinvenuta nella chiesa di San Nicola e dedicata all'edilità del figlio nell'epoca del 271 d.C. In questo territorio, infatti, c'era un'antica civiltà, chiamata Superecum. E Superecum era ricca di reperti archeologici, tra cui, come possiamo vedere, la chiesa che ho alle mie spalle, la chiesa della Madonna della Consolazione, che un tempo era un tempio pagano dedicato alla dea Pelina. Tutti questi rinvenimenti sono stati finemente documentati a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta dallo studioso professor Evandro Ricci, che ha scritto numerosi libri con l'epoca del rinvenimento e soprattutto il luogo e l'entità del rinvenimento. Il nome, tra le cose che abbiamo trovato, abbiamo anche dei cippi fallici e delle aree votive. Questi cippi, infatti, probabilmente danno anche il nome al Secinaro, poiché Secinaro verosimilmente vuol dire Sicinara, cioè ara dedicata alla ninfa Sicina o Sicinna, che era una ninfa appunto al quale venivano attribuite le Sicinnidi, che erano delle danze falliche, danze orgiastiche in onore del dio Dioniso. E durante proprio una di queste danze, queste persone hanno osservato una stria di luce fiammeggiante e hanno avuto paura. Questo episodio verosimilmente ha portato alla conversione di questa chiesa da tempio pagano a chiesa cristiana ed è legato al meteorite venuto appunto nella piana del Sirente e documentato da James Ormo nella seconda metà degli anni 90. Wow, che meraviglia, eh? Uno dice, vai a Secinaro, 300 anime, sì, il ghiacciaio, tutte donne, e poi abbiamo anche queste particolarità uniche, direi, no? Assolutamente. È una storia mista tra realtà e leggenda. C'è questo lago, questo laghetto dalla forma pressoché circolare perfetta sulla piana del Sirente. Fino a qualche decennio fa si credeva, insomma, si ipotizzava la sua origine di natura artificiale o glaciale. Verso la fine degli anni 90, questo geologo scandinavo James Ormo, osservando dall'alto questo laghetto, iniziò ad ipotizzare la sua natura meteoritica. Così, a seguito di studi, tecniche di carotaggio e di datazione al carbonio, hanno confermato la natura meteoritica, e viene datato tra il IV e il V secolo d.C., periodo quindi che combacia con la battaglia di Ponte Milvio di Saxa Rubra, che Costantino combatté contro Massenzio nel 312 d.C. La storia ci racconta Saxa Rubra, ci abitavo io a Roma. Vabbè, l'hai ricordato adesso, l'ha battuta fuori luogo, però ragazzi, il pezzetto di cuore sta ancora là. Sta ancora a Roma. E insomma, comunque, la storia sì, ci racconta appunto che
Costantino, la notte prima della battaglia, vide questa croce luminosa arrivare dal cielo con la famosa scritta in Hoc Signo Vinces, e si ricollega a questo, assolutamente a questo periodo, a questo periodo storico. Quindi la croce di fuoco che Costantino vide arrivare dal cielo corrisponde all'impatto del meteorite su Secinaro. Wow. Ad avvalorare questa tesi poi c'è la storia che comunque ci ha raccontato Antonello sulle origini. Antonello Barbati, l'unico uomo. Ti ringraziamo Antonello per aver partecipato. Va bene, si fa per ridere. È una storia molto, molto bella, molto particolare, da cui poi ha avuto origine da quel momento il cristianesimo. Quindi c'è tanta storia. C'è tanta storia dietro, ma è affascinante vedere appunto questo laghetto. Che sinceramente di primo acchito, senza sapere la storia, insomma, ti dà proprio l'impressione di un qualcosa realizzato appunto da qualcosa che è caduto giù, sì, no? Anche dai bordi, anche vediamo nei film di Superman, non so se vi ricordate, no? Quando cascano questi meteoriti che lasciano queste buche, insomma, più o meno simili, e lì si è formato poi un laghetto, e quindi c'è tutta questa storia dietro. E quindi che cosa bisogna fare? Andare lì a Secinaro e toccare con mano, vedere questa meraviglia e magari, insomma, carpirne le curiosità che ci sono intorno. Ecco, cosa è previsto per il prossimo futuro, le attività in corso a Secinaro? Come amministrazione, ma anche insomma di concerto con tutte le associazioni locali e le aziende locali, stiamo puntando principalmente sul potenziamento e miglioramento della ricettività e di collegamento anche con le aziende locali. Abbiamo visto dalla tavolata che ci sono in particolar modo due aziende produttrici di tipicità e specialità del luogo. Mamma mia, abbiamo visto delle bontà pazzesche. Antonio l'ha mangiata, noi l'abbiamo solo vista, è giusto pubblico, ci tocca così deliziosamente con gli occhi, c'è chi invece tocca, assaggia, annusa, va bene, ok. Davvero delle eccellenze e delle prelibatezze. Si parte appunto, c'è un'azienda principalmente che produce farina, pasta e tartufi, ad una che produce comunque carni e salumi che si possono poi degustare nel locale, l'unico che abbiamo, certo, nel centro del paese, che ha questo connubio tra tradizione e modernità, e insomma, che ne vale la pena. Quindi puntiamo molto sulla ricettività, sull'accoglienza, nonché su ciò che è arte e cultura. Come abbiamo potuto vedere, ci sono dei dipinti straordinari, ma ci sono anche tanti artisti. È vero, sembravano delle foto quasi di un pittore, esatto, un pittore locale. E ci sono anche tanti artisti che purtroppo, a causa, insomma, la giornata non era proprio delle migliori, era molto freddo, quindi c'era una persona soprattutto molto anziana, quindi non era il caso di farlo uscire, ma che va, delle cose meravigliose. Quindi sicuramente ricettività, arte e cultura, ma soprattutto tanto tanto sport. Investiamo molto sullo sport. Sai che facciamo, Noemi? Torniamo magari in un momento, diciamo, di più caldo, torniamo, facciamo una bella passeggiata. Ci facciamo una bella passeggiata, sai che c'è? Ti porto anche i ragazzi di Dreams, ti faccio una bella cantata in piazza, così allietiamo tutti i cittadini di Secinaro. Allora, intanto io volevo ringraziarti per essere venuta a portarci questa testimonianza, soprattutto a farci conoscere questo paesino che è veramente una delizia. Di cui io personalmente non ne sapevo. Esatto, super, eccolo, arriva il mio super bike. No, ma casco, io faccio il meteorite. Faccio il petrolio qua. Matti Olodi, tu sei il meteorite. Sei pure vestito a colore da meteorite. Va bene, faccio la cascata del meteorite. La cascata, no, state buono che ci serve ancora lo studio. E quindi stavo dicendo, grazie per averci portato, grazie, insomma, a conoscenza di questa chicca meravigliosa che è la cartolina di questo paesaggio unico, che sembra quasi un presepe innevato, e soprattutto per averci portato la testimonianza di una ragazza, perché sei giovanissima, di una ragazza a capo, insomma, di un paese. Ma la cosa bella è aver letto nei tuoi occhi, cara Noemi, la soddisfazione ma anche la gratitudine che hai avuto nei confronti di quando hai parlato, insomma, di tutta l'amministrazione e di tutta la cittadina, insomma, che ha, diciamo così, portato quindi al comando una donna e quasi tutto un consiglio comunale femminile.
così con naturalezza. E questa è forse la parte più bella, la naturalezza di questo gesto che abbiamo riscontrato. Grazie. Giusto pubblico? Dimmi Antò. Io devo salutare Antonello Barbati. Sì, l'abbiamo salutato. Io saluto io. È per questione di quote azzurre qua. Ecco. Poi devo salutare la mia amica Margherita. Che ti ha fatto mangiare, sentiamo. Che mi ha spiegato tutto quando mangiare, eccetera. Ah, Alberto ha alzato le mani, ecco. Salutare la signora del negozio di alimentari che stava davanti a noi. Volevo sapere se ha messo l'olio alla porta la signora. In che senso? Lei capirà. Come l'olio alla porta? È giusto, la signora capirà. Allora, insieme a Noemi adesso andiamo a conoscere questo pubblico meraviglioso. Partiamo dalla squadra femminile, no, del Chieti Calcio. Con il capitano, abbiamo con noi l'addetto stampa e poi una rappresentante. Tu pensa, Federica, sono le prime in classifica. Bravi! Mica Cencelo! Siete il nostro orgoglio, brave, donne sportive! No, perché... Ragazze, dovete sapere che all'interno dello studio di Fidati di Me di sport ce n'è ben poco. Cioè, come vedete, no? Da Antonio, ma anche io e il maestro Lindo, insomma, tentenniamo alla grande. Quindi, insomma, ci voleva un po' di sport sano e fatto da donne, poi. Vedi come ti ho portato bravo. Oggi. Bravo, allora, conosciamo intanto il nome del capitano. Sì, buonasera a tutti, sono Giada Di Camillo, Giada. Capitano del Chieti Calcio Femminile. Wow. Lei è stato un po' il nostro gancio, cara Federica. Brava Giada. Sono reduci di tantissimi, di un periodo fantastico. Però siamo contenti e ci auguriamo che proseguino questa loro attività. Ecco, perché Giada, com'è la situazione? Insomma, come avete trascorso questo periodo Covid diciamo, lo sport l'ha un po' messo, Sì, diciamo che noi, svolgendo un campionato nazionale, un po' come per il calcio maschile nazionale che conoscete, quindi quello professionistico, siamo riuscite comunque a giocare con tamponi, vaccino, esatto, quindi esatto. Comunque la nostra attività non si è fermata. E però è non... stata più complicata, no? Perché dovete fare tamponi sì. di continuo. Sì, un po' come ogni noi, settimana ecco. Facevamo i tamponi, fino a quando poi non ci siamo potute vaccinare, insomma. Esatto. Comunque, fortunatamente noi non abbiamo cessato l'attività, a differenza ad esempio del nostro settore giovanile o della scuola calcio, che purtroppo ha subito uno stop per tutte le vicissitudini che ci sono state. Ecco Giada, dimmi un po' una cosa, no? Ma vi ritrovate ogni tanto a scontrarvi con i maschietti, un gruppo di maschi a giocare? Allora, per quanto riguarda noi, ormai no. Noi cioè, della serie, scusate Giada, della serie al più al mare scialla proprio, cioè scusate, non se può, no, non ci possiamo abbassare così a giocare col primo che passa, no, assolutamente, ma stare a casa insomma, dai. No, quindi per quanto riguarda la nostra scuola calcio, tuttora svolgiamo comunque attività contro i maschietti, perché comunque non è ancora sviluppato al massimo il movimento, mentre invece per quanto riguarda noi, no, non cioè, ci abbassiamo a questi... Della serie, Giada, l'ha detto chiaro e tondo, quando sono piccoli, insomma, li usiamo per allenarci, a una certa non ci servite più, quindi a casa, però abbiamo accanto a te, insomma, chi abbiamo? L'ha detto stampa, il signor... Buonasera, sono Piero Vittoria, l'addetto stampa del Chieti Calcio Femminile. È tosta, eh? No, è bellissimo, è tutt'altro che tosta. Beato tra le donne! Beato tra no. le donne, quindi cioè, meglio di così non si può avere. A parte gli scherzi, è un onore e una bella soddisfazione. Certo. Sono tanti anni, poi la squadra va bene, c'è un bel clima, la società funziona, tutto va bene, quindi non si può chiedere di meglio. Ma che bello, cioè quando ci arrivano queste notizie così positive, cioè ci rallegrano proprio la serata. Salutiamo perché... il presidente, salutiamo tutta la società. Sì, è chiaro, salutiamo tutta la società, tutte le altre ragazze, colgo l'occasione anche per rinnovare gli auguri a tutta la squadra del Chieti Calcio Femminile, a tutte le ragazze. E salutiamo il mister, il presidente, quando scrivono, tutto. Quando le cose vanno bene, quindi i giornali e tutti insomma che se ne occupano scrivono tutte cose positive, l'ha detto stampa. Ah, scialla proprio della serie, mi rilasso. Sì, c'è da lavorare, ma è bello, insomma, è una bellissima soddisfazione, siamo certo. Tutti felici nella squadra anche perché
quest'anno è un anno in cui le cose stanno andando decisamente bene, quindi siamo contenti. Meno male, in bocca al lupo. In che ruolo gioca il capitano? Appunto, capitano. Terzino destro. Io so quella che menava i maschi prima e ora... Giada, te va di venire qua il mercoledì sera che mi serve una spalla? Devo cominciare a menare pure io qua. Ci penso io, va grazie, bene. Grazie. Allora voglio sapere il nome delle altre ragazze. Brava. Giulia. Giulia, aspetta, Giulia, dove vai? Di dove sei, Giulia? Io sono calabrese. Calabrese, ti ritrovi qui a Chieti? Sì, sì, sono... Ma per sport? Sì, sì, per la squadra. Sono qui dall'anno scorso e sono davvero contenta di essere in questa squadra dove c'è un gruppo bellissimo. E dove si vince? Dilla tutta, dai, dove dai, dai. Che sono della Calabria? In un paesino si chiama Mantea, in provincia di Cosenza. Provincia di Cosenza? Cosenza. Ci sta, allora, ci sta l'Antuia. L'Antuia, esatto. L'Antuia, buona. No, perché lui colloca i posti in base all'enogastronomia. Le melanzane, molto buona la parmigiana. In base all'enogastronomia lui ricolloca. Il peperoncino. Cioè, non è capito che va per provincia, no, lui va, capito, per Antuia, per peperoni, pomodori, ecco. Beh. Ok, accanto abbiamo... Buonasera, sono Lara. Lara, tu da dove vieni? Provincia di Genova. Genova, oh, il ma pesto! Ma abruzzese, qual è il pesto? Che zona provincia di Genova? Camogli, vicino a Portofino. Vicino a Portofino, a Camogli. È bellissima. Tutti i giorni a Camogli. No, tu non ci vai, tu più che altro saresti andato per mangiare... Il pesto alla genovese. Il pesto alla genovese. Che ruolo c'hai tu? Il portiere. Ah, lei il portiere. Il panino Camogli. Portiere. Io sono attaccante. Tu sei quell'attaccante. Poi abbiamo dietro... Questa. Buonasera, Regina Cocani sono. Lei è ungherese. Ungherese, sì. Come il salame. Mamma mia, scusa, Giada, ma tu sei abruzzese? Di Chieti. Di Chieti proprio. Aspetti che moglie lo ridiamo. No, di Chieti, proprio... Di Chieti, ok. No, perfetto. No, perché mi stavo a meravigliare, ma la scuola di Chieti, ci sarà uno di Chieti? Il capitano, ok. Perché è la data capitano, perché? Ti trovi bene qui? Sì. Ti piace, ti piace stare qui? No, perché sì, se dicevi certo. No, era un attimo qua che te liquidavano, eh. Allora, accanto In che ruolo gioca lei? Tanto, ma fatti gli affari tuoi. Centrocampo. Ma che ci devi fare? Manco sai come è fatto il campo, dai. Che io ne sono... sai tu di un campo di gra... Antonio conosce il centro tavola, Federica, più che il centrocampo. Io sono Lisa, sono il portiere, anch'io. Ah, due portieri, sì, giustamente, certo. Se uno sa male... Cioè io sono di Raiano. Raiano, la zona qua vicino, gioca in casa. Rappresentante del sindaco. Gioca in casa. Sì. Anche tu per ovvi motivi, però ti sei dovuta spostare qui a Chieti, no? Sì, sì. Per gli allenamenti, ecco, fate tanti allenamenti, ragazze. Sì. Quanti anni hai? Se posso... 19. Diciamo, siete giovanissima, voglia a voi. Gli allenamenti quando ne fate? Ma che ne facciamo quattro a settimana. Cominciate il martedì, avete fatto oggi pomeriggio, poi siete usciti dal come campo te? Subito fai qua, il mercoledì fate un po' tutto. Giorno, loro quattro allenamenti a settimana, tu quattro pasti al giorno. È uguale. Sempre quattro. Fra un po' chiederà anche cosa mangiano. Esatto. Cosa sì, sono? Sì. Non mi piace il mangiare dell'atleta. È troppo sano il vostro mangiare. Io voglio conoscere anche l'altra parte, l'altro parterre di donne. La signora sta distratta, ecco lì. Allora, abbiamo il nostro leopardo, la signora, almeno il nome signora, per farle gli auguri. Camilla. La signora Camilla, grazie per essere qui, poi abbiamo accanto la sono nostra. Sono spettatrice. Lei è il posto fisso, cioè sono tre volte, sembra là quello il posto suo. Nessuno glielo può rubare. Me lo sono conquistato, questo posto di ruolo. È tuo, anche qui. È tuo, tranquilla, come va? Tutto bene? Grazie, tutto bene. Grazie sì. Per essere venuta in questa giornata. Grazie. Per festeggiare tutte noi. Volevo donne. Ricordare le donne oggi in questa giornata, tutte, tanti auguri a tutti, ma la donna va festeggiata ogni giorno. Faccio parte anche di un'associazione alla violenza alle donne, quindi ci tenevo a ricordarlo, il guscio. Ci tenevo a ricordarlo perché la donna va sempre festeggiata ogni giorno. È grazie vero. A voi di io avermi invitata. Io infatti ti festeggio sempre, lo sai, vero, no? È vero, tu... Mi festeggiata. Volevo conoscere l'altra signorina accanto. Donna barbuta, sempre piaciuta. A chi è piaciuta non si è mai saputa. Ma che ci fai in mezzo lì? Ma secondo te? Ho scordato la parrucca a casa, Federica. Di la verità, sei venuto a ricordarci che mercoledì prossimo esatto. Torneremo con Livebook. E ci porterai un'altra autrice donna perché vai a Roccaraso
a cercare, a trovare Cesira Donatelli con il libro Nettare di luce. Ecco, noi siamo qui ad aspettarti perché la vogliamo conoscere e perché, come dice Antonio, vogliamo sfriculiare, ecco, ci vogliamo impicciare, neologismi. Ci vogliamo impicciare dei fatti delle nostre autrici. Che fanno quando non scrivono? Ce lo dice il nostro Alessio Masciulli. Se mi permetti, anche se è passato un giorno, faccio l'auguri alle donne, a tutte le donne. Alessio, guarda, se non li facevi qua te menavo. Appunto, ci abbiamo già pronta, che se sta proprio a limare le unghie, capito? Infatti mi incute un po' paura. Ho detto che Giada la assumo qui, affidati di me. Allora, andiamo avanti, conosciamo la signora. Sono Patrizia Splendiani, buonasera a tutti. Buonasera Patrizia, ben trovata. Grazie, altrettanto. E, sono qui insieme, grazie ad Alessio e a Tiziana Iozzi, perché sono un'autrice, una coautrice di un libro che poi presenterà Tiziana. Nella vita sono una counselor. Che? Okay. Relazionare all'indirizzo media comunicativo, quindi Antonio, non è per te, non è, non parla, non scusa, parla, ma detto alla maniera nostra, che mestiere fai? Ugo. L'importante è chiamarsi Ugo Fandozzi. No, cioè, Antonio, veramente, fammi pure. La relazione d'aiuto, quindi aiuto le persone a ritrovare se stesse, oh, e anche bello. Il filo della vita. Ma io mi trovo più troppo spesso, invece la pizzeria come la trovo veloce. Benissimo. Alessio, ma andremo a conoscere anche quest'altra autrice, ci andiamo a sfriculiare bene, va bene, andiamo a casa. Tiziana, la conosciamo. Quindi, scritta a quattro mani, da come mi ha detto. 13 mani. Perché 13 ce mani. Ne manca una de mani. La rete. 26. Ah, okay. Questo è il libro scritto da 13 donne. E Amati o amati, questione di accento. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sì, che l'abbiamo mi piaceva già, tanto. Sì, ho già grazie, letto qualche Federica. Pagina di questo sì. libro. Sì, sì. E io, per anche se è passato un giorno, posso dedicare un pezzetto alle donne? Sì, come possiamo? No. Certo. Allora, desidero dedicare Amati a tutte le donne. Voglio dare un messaggio di luce e di speranza, di forza e di coraggio, con le storie delle 13 donne che hanno raccontato di sé. Voglio raccogliere il tuo sollievo e di tante che come te diranno: non è capitato solo a me. Voglio darti un messaggio di speranza per i tuoi sogni di bambina, di ragazza, di donna, di moglie, di single, di professionista, di casalinga, di madre e di maternità mai vissuta. Desidero dirti che quando leggi un libro, quel libro, se ti ha fatto piangere o gioire, se ti ha regalato un'emozione e ti ha dato un insegnamento, non lo avrai letto invano. Auguri a tutte le donne. Grazie Tiziana. Grazie a voi. Grazie a voi. Dovremmo dedicarci oggi puntate più lunghe su questi argomenti, però insomma nel nostro piccolo, anche nella nostra puntata di oggi, insomma cercheremo di addentrarci un pochino meglio. Accanto abbiamo... La conosci, mamma Masciulli. Mamma Masciulli, vabbè, la fotocopia. Vabbè. E auguri a tutti. Grazie mamma Masciulli. Io non faccio parte del pubblico e... No, fai parte del pubblico, stai là. Faccio parte del pubblico e sono la, mi vergogno un pochino perché non ho... tanta dimestichezza nel parlare. Non c'è problema. Hai dimestichezza ai fornelli? Sì, 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 quello sì, quello non sì. Non c'è problema, l'importante è che invita a pranzo Antonio, sì, lui risolve tranquillo, tutto lui. Tranquillo. Passiamo il microfono alla nostra Nina. Buonasera. Nina, allora, io volevo farti io personalmente gli auguri. Grazie, a una tesoro. Super donna speciale, no, che super sei. Amore, grazie. Super sei troppo mamma, buona. Super nonna. Sei troppo buona. No, troppo non sono buona. Dico soltanto la verità. Questa donna ci ha raccontato già parte della sua vita e continua ad essere un pezzetto adesso della nostra, facendoci insomma il grazie. Regalo di essere qui nelle nostre puntate. Nina, grazie, veramente Federica, grazie. Il mio abbraccio, il mio cuore, il mio augurio grazie. A te per tutte le donne, perché le rappresenti alla grande, rappresenti una grande fetta di donne. Grazie Federica, grazie. Ti voglio bene. Adesso accanto Antonio le sorelle Kessler. No. Abbiamo due donne importanti, ma adesso le diciamo due amiche, ma soprattutto Lorella. Cominciamo con Marisa, insomma.
che ci racconta un po' di sé. Come va innanzitutto? Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Sono Marisa e mi occupo di volontariato. Sto in un'associazione di protezione civile, il NOT, Nucleo Operativo Teate di Chieti. Ormai sono 17 anni. Wow. Ho iniziato per gioco, però ho visto che mi piace e allora piace fare del bene a tutti. E quindi ho proseguito. Marisa, sì. La verità, quando fai del bene, quanto te ne torna indietro? Di la verità. Niente, diciamo, a me piace. Cioè nel senso, non che gli altri fanno del bene a te, ma a te di soddisfazione personale. Molta, tanta, molta, vero? Tanta, tantissima, sì. Quindi in un certo senso è come farsi del bene, certo, no? Certo, è vero. E abbiamo partecipato a molte emergenze, il terremoto dell'Aquila, l'alluvione di Benevento. E poi in questi ultimi due anni. Sì, dal 2020 siamo impegnati per l'emergenza Covid. E adesso ultimamente una nostra iniziativa, stiamo facendo una raccolta umanitaria per il popolo ucraino. E tra i nostri volontari c'è anche un'ucraina che ha la famiglia, i figli che li ha lasciato lì, sta lavorando qui. E è presso un centro commerciale di Chieti, appunto, abbiamo intrapreso questa campagna, sì. E Chi magari vuole, siamo lì tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prendiamo beni di prima necessità, alimentare per l'infanzia, insomma, un po' di tutto, vestiario nuovo. E speriamo bene, insomma. Grazie Marisa. Speriamo bene. Grazie, allora io, voi sapete, insomma, la scorsa puntata ho aperto con un video che mi riguardava proprio da vicino, sapete che ho un pezzo di cuore, no? Mia sorellina che è lì a Kiev ed è ancora lì a Kiev, no? Quindi sono giorni per me terrificanti. Noi non possiamo fare niente per questa guerra, non abbiamo il potere né di bloccarla né di cambiare gli eventi di come stanno andando. Purtroppo non rientra nelle nostre capacità. L'unica cosa che possiamo fare è essere vicini a questo popolo, che tra parentesi sono nostri cugini, stanno qui vicino, insomma, no? Siamo veramente a un tiro di fucile, per usare il termine giusto in questo periodo. E l'unica cosa che possiamo fare sono queste iniziative di volontariato e di accogliere il più possibile queste persone che stanno fuggendo da una situazione drammatica, perché vi posso garantire, io mi collego via Skype praticamente ogni ora con mia sorella per controllare la situazione, perché lei è proprio lì a Kiev e non, di certo non sento bei rumori alle spalle, insomma, come sottofondo. E quindi io vi posso garantire che è un popolo fiero, è un popolo orgoglioso di essere libero, che vuole essere libero, ed è un popolo che adesso ci sta chiedendo aiuto sotto ogni forma. Quindi io ringrazio Marisa e ringrazio tutte le Prego. Persone che so che si stanno dando da fare, che stanno partendo dall'Italia con i propri mezzi per raggiungere la più vicina Polonia, per portare il più possibile perlomeno donne e bambini che hanno la facoltà di poter lasciare il paese, mentre invece certo. sappiamo che gli uomini dai 18 ai 60 anni devono restare a Kiev. Grazie Marisa, grazie Prego, davvero. Buonasera a tutti. Però adesso salutiamo anche la sister, Lorella. Lorella, ben trovata. Buonasera. Lorella, Federica. Ci servirebbe la tua voce per allietare questo momento, perché è una voce idilliaca, bellissima, vero Antonio? Lorella è fantastica, Lorella è ha una bella voce, ma è una bella persona. È un buon cuore, Lorella. Quindi noi, quando vuoi, noi ti aspettiamo qui e ti puoi esibire, almeno per il nostro pubblico, di Fidati di me. Ci volentieri. Farebbe tanto piacere. Ti ringrazio, Federica. Quando vuoi, volentieri. Grazie. Che perché il canto è la mia passione, è il mio hobby, che faccio da quando avevo 5 anni, 6 anni, quindi diciamo che proprio sono vissuta con il canto. Ecco, però posso dire una cosa, Lorella è la dimostrazione di quando uno ha fermezza, di quando uno crede nel proprio sogno. Lorella continua a studiare, perché come disse Pavarotti, che gli chiesero, ma lei quando ha smesso di studiare? 5 minuti fa, perché bisogna sempre studiare, sempre, e tenersi studiare, allenati. Certo. Io ho intrapreso a studiare la lirica in tarda età,
E per me è una grande soddisfazione, perché poi ho anche come maestro Piero Mazzocchetti. Lo conosciamo, guarda, allora, giusto un attimino è di casa. E quindi sono fiera di questo, perché veramente non ci credevo di riuscire a cantare la lirica. E però invece, le sorprese della vita. E invece io ti sento ogni tanto, Lo so. Allora, grazie a tutto questo magnifico pubblico, io ringrazio il sindaco Noemi per essere stata qui con noi, per averci portato Secinaro a conoscenza. Vi dico soltanto una cosa, noi torniamo fra pochissimo, fidati di me. Fidati di me. In studio continuiamo a parlare di donne, questa volta nell'imprenditoria. Facciamo entrare la mia ospite di questa sera, Stefania Beduzzi. Eccola qui. Ciao Stefania. Ciao. Ben trovata. Grazie. Accordati nel mio salotto. E si dice fidati di me, cerca di fidarti di me. Ben volentieri. Complimenti, sempre bellissima. Grazie. Non lo so, qual è il tuo segreto innanzitutto? Parliamo di questo, prima di addentrarci nel mondo lavorativo. Dovrei dire la pasta. Ma Antonio ti prende alla lettera, poi continua a mangiarla di continuo. Solo che a lui gli fa un effetto diverso, non so perché... Stefania, tocca vedere. Non è quella giusta. Non è quella giusta, brava, bravissima. Allora, Stefania Beduzzi è una grande imprenditrice abruzzese. No, io sono piccola, non grande. No, sei una donna, già per questo sei grande. Giusto, signore? Giusto? Perché come dicevo prima al nostro sindaco, a volte per noi donne si fa una doppia fatica a scardinare quei ruoli prettamente maschili, no? E quindi ecco perché dico grande imprenditrice, perché non parliamo della grandezza della struttura, che è comunque una grande struttura la tua, ma parliamo proprio del lavoro da svolgere, che parte proprio da dietro, perché è un grande lavoro. Come dicevo, intanto scardinare quei tabù prettamente maschili è già là più se fa fatica. Direi, più donne. È vero? Sì. È vero, assolutamente, assolutamente. Allora, io stavo leggendo, ricordiamo che Stefania, insomma, è alla guida della Rustichella d'Abruzzo, che è una delle aziende, insomma, che ci rappresenta meglio qui nella nostra regione, soprattutto a livello qualitativo, no? Abbiamo parlato di pasta, ma qualitativamente è una grande pasta. Ma stavo leggendo prima, poco prima che entrassi, no? La tua storia, che Gaetano Sergiacomo, nonno materno, no? Sì. Insomma, nel 1908 nasce Settimio Beduzzi, ultimo di 7 figli. Ma che cosa fa? Non si dedica subito alla pasta? Allora, devo dire che da parte paterna, mio nonno Settimio Beduzzi, figlio di Pietro Beduzzi, residente a Chieti. Ecco. C'è ancora casa Beduzzi a Chieti, anche se per motivi logistici non ci appartiene più, però lì c'è la storia dei Beduzzi, perché mio nonno parte appena dopo l'Unità d'Italia, dalla Valle d'Intelvi, quindi da Como, forse è l'unico che invece di emigrare su, al nord emigra al sud, perché costruiva le strade, quindi parecchie strade in Abruzzo sono state costruite dalla sua impresa, e si stabilisce prima a Chieti Scalo, e poi su a Chieti Centro e dà vita alla prima fabbrica di acque gassate, quindi la famosa gazzosa che tutti conoscono. È stato proprio mio nonno a portarla sul territorio abruzzese. Definita anche lo champagnino d'Abruzzo. Lo champagnino d'Abruzzo. E lui ha proprio, soprattutto al nord, c'è questa tradizione sia delle spume che delle acque gassate. È vero, sì. E lui fa questa prima esperienza a Chieti. Invece da parte di mia madre... che io sono nata a Penne, quindi nell'area Vestina. Ah, sono nata a Penne, siamo, ecco, nell'area Vestina. Il mio nonno Gaetano Sergiacomo, figlio di 7 fratelli, il padre era un mugnaio, apre il primo pastificio industriale, se così vogliamo chiamarlo, a Penne. Era il 1924 e la nostra storia, quindi la storia di Rustichella, inizia quasi 100 anni fa. Mamma mia, mancano 2 anni e festeggiamo alla grande. Il centenario, sì. Centenario. Centenario però, diciamo, nasce, ecco, da questo lungimirante nonno, ma avete fatto bene poi anche voi delle generazioni successive. Poi c'è proprio l'incontro tra mio padre Beduzzi e famiglia Sergiacomo. Mio padre è l'unico che decide, fine anni 70,
su sei figli, perché mio nonno e mia nonna hanno avuto sei figli, nessuno si occupa del pastificio, cioè tutti, chi fa il dottore, chi fa l'avvocato, chi qua, chi di là, ecco. E questo pastificio resta con mia nonna ormai alla soglia della pensione, nessuno ne voleva sapere. Ora mio padre ha avuto proprio l'idea di apprendere e rilevare questa tradizione. Meno male, direi. Devo dire di sì. Lui è stato lungimirante, quindi cambia il nome da Ser Giacomo a Rossicella d'Abruzzo, anche perché so che oggi non si può chiamare più, non si può utilizzare più il nome Abruzzo nei brand, e realizza proprio il logo, l'icona. Ricordo che l'agenzia pubblicitaria lavorava ancora a mano, quindi è un bozzetto fatto a mano, non c'era Photoshop. Avete ancora questi bozzetti? Sì. Che bello. E quindi da origine a Rossicella d'Abruzzo. Noi usciamo sul mercato con la pasta integrale, quello è stato il primo prodotto utilizzando i macchinari, i procedimenti di mio nonno. Wow, che bello. Però questo poi, ecco, dal nonno passato al papà e dal papà a, insomma... Poi siamo arrivati io e mio fratello, esatto. Sicuramente il nostro futuro non era nella pasta, perché comunque studiavo altro. Mio fratello pure, però mio padre è venuto a mancare, io avevo 23 anni e lui qualche anno più di me. Quindi ci siamo ritrovati un'idea, devo dire una bellissima eredità, ecco, certo. Quando uno dice cosa ti lascia in eredità un genitore, a noi ha lasciato un'idea, un'eredità bellissima. Siamo stati, tra virgolette, bravi, perché ecco, l'idea che ci aveva dato nostro padre è di esportare, cioè... Il mercato di riferimento sin dagli anni Ottanta è stato l'estero. Anche per far conoscere i nostri prodotti, che sono fantastici. Anche per dire cosa era la pasta di qualità, esatto. O i prodotti di qualità, perché esatto. Soprattutto nei mercati e nel mondo ancora oggi purtroppo si incontrano prodotti contraffatti, prodotti che non sono made in Italy, prodotti che vengono spacciati italiani e non lo sono. Come i vari ristoranti italiani nel mondo, che di italiano hanno ben poco. Mo ci vorrebbe Checco Zalone che gli dice media, chiave, mascara, martello, ristorante italiano. Esatto, no? Allora, che smonto l'insegna, ecco. In questi anni, più che vendere, abbiamo preferito raccontare soprattutto questo territorio che ha tanto da dire, ma che cos'è una pasta di qualità o un prodotto di qualità. E abbiamo speso, non dico del tempo, però abbiamo speso parole, abbiamo speso contenuti, abbiamo speso anche energie. Energie proprio per dire che cos'è la qualità in un prodotto, in mercati chiaramente meno pronti rispetto a un mercato italiano. Ed oggi siamo presenti in 70 paesi nel mondo. E siete un grande orgoglio per la nostra regione. E credo che riusciamo a raccontare bene questo territorio che io amo tantissimo. Stefania, tu lo sai che io ti ho voluto fortemente, ti ho fatto chiamare dalla mia produzione, perché avevamo avuto un incontro, sì, qualche anno fa per una collaborazione fatta insieme, e quando nella giornata odierna io devo parlare di una donna imprenditrice, la prima persona mi sei venuta in mente. Grazie. Tu, perché ci rappresenti veramente a noi donne nel mondo del lavoro, ci rappresenti benissimo, benissimo. Adesso, prima di andare avanti, guardiamo questo video che abbiamo realizzato proprio per te. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Please remember.
grazie. Per raccontare minima parte un po' la tua vita, soprattutto lavorativa. Abbiamo visto tante immagini di cui Antonio è invidiosissimo. E poi volevo dirti, Stefania, che ho visto quello spaghettone così, che devo dire la verità, io ho in casa il cantante cuoco che mi cucina una carbonara con la tua pasta, il tuo spaghetto fenomenale, quindi Mazzucchetti preparati che mi è venuta voglia di carbonara. Allora, abbiamo detto, tu donna che rappresenti insomma questa azienda in Abruzzo, però parte del tuo staff è di quote rosa. Io lavoro benissimo con le donne. Ecco, vedi? Ed è una cosa che... Che a volte, Stefania, hai detto una cosa bella, a volte in televisione vediamo che non c'è tanta coalizione fra le donne, soprattutto in questi programmi, no, di convivenza prolungata, non c'è molta solidarietà fra donne. E oggi noi volevamo sfatare un po' questo mito, invitando proprio le ragazze del Chieti Calcio, che comunque devono... essere coese per l'obiettivo. Esatto, e abbiamo invitato te proprio per lanciare questo messaggio, insomma. Io lavoro con donne, amo le donne, nel senso che credo siano complete, non a 360 gradi, di più. I maschietti dovete applaudire più forte, perché sapete che la verità è la verità. Perché siamo tanto. Io, oltre ad essere imprenditrice, sono mamma, sono da poco nonna. Wow, che nonna sprint! Però ho detto, per il momento chiamatemi zia, non mi sento di fare la nonna. Però, cara Stefania, sei anche altro, sì, perché anche in mano altro. Hai un qualcosa, insomma, che adesso tu sai che nella nostra famiglia di Fidati di Me ci siamo allargati, ci siamo dedicati anche alla lettura, ai libri, grazie ad Alessio Masciulli, sì. Alessio Masciulli Edizioni, insomma, che sapete voi il mio amore per la lettura. So che tu stai per uscire con allora, un libro. Grazie all'autore, che è Adriano Moraglio, uno scrittore, che di regola trasforma in romanzo la vita degli imprenditori. Noi usciamo oggi, questa sera ci sarà la diretta sui social della presentazione di questo libro, L'impronta delle donne, la storia di 7 donne che comunque imprenditrici che hanno o sostenuto o che sono state in prima persona loro stesse imprenditrici, quindi non hanno condiviso il percorso, certo, con un marito, con un fratello, però comunque donne che hanno dato una loro impronta al mondo del lavoro. E quindi io sono stata invitata con la mia vita a partecipare, per poi raccontare, anche per dare un'idea di come si può scegliere e di come si possono fare delle scelte future nella propria vita. Quindi è un po' il racconto da quando ero piccolina fino a poi arrivare a Rustichella. Wow. Un po' ha raccontato come è accaduto. Non eravamo nati per diventare rappresentanti di un mondo legato alla pasta, però ci siamo diventati. E quindi tutto si può fare, e nella vita io dico sempre che volere è potere. Assolutamente. Quindi se abbiamo una forte volontà riusciamo ad ottenere girl quello power, che vogliamo. Girl power, aggiungerei. Allora, questo, sette racconti, quando in azienda il contributo femminile diventa fondamentale. Wow, quindi tocca leggercelo, insomma, per farci un'idea ancora più chiara. Sì, ben questo. Volentieri, appena arriveranno le copie, te ne farò dono, perché mi dispiace, ho cercato in tutti i modi. Vabbè, ma però hai portato il manoscritto, insomma, questo che... intanto te lo do così in maniera molto... Sarà la copertina? Sì, è la copertina. Quindi la facciamo, intanto la facciamo vedere, no? Che sarà la copertina, naturalmente adesso qui avete il manoscritto, sarà insomma è già presente su Amazon in preordine, perfetto. L'impronta delle donne, complimenti, posso farti un applauso? Grazie. Personale,
Sei una grande donna, grazie per essere stata qui in questa giornata. Ma grazie a voi. E per averci raccontato parte della tua vita, che so insomma che c'è tanto tanto altro. Però okay, insomma noi per questa sera ci accontentiamo. Grazie. Grazie a Stefania Peduzzi, grazie, arriva Antonio con il piccolo omaggio floreale, anche se oggi è il 9. La mimosa giallo uovo. Per grazie. Noi festeggiamo sempre, festeggiamo sempre. Io dico 8 marzo più 364 giorni è la festa della donna. Bravissima Stefania Peduzzi. Grazie. Stefania, ti puoi accomodare. Grazie. E adesso arriva lui, Edicolando. Fidati di me, fidati di me, di me. E ritorna lui, caro Antonio. So che il maestro Lindo questa settimana si è preparato alla grande. Mi sono superato, Federica, mi sono superato. Assolutamente, si è preparato. Senti che brio. Vedi? Stiamo migliorando. Una nuova canzone per far entrare lui, il re della notizia. Vado? Dai, mi raccomando, brioso. Ti piace questo brio? Vai, benissimo. Ti piace, vai. Senti un po'. Caro Giampaolo, ti prego vieni in studio. Vieni in studio. No. Se non ci spegni sei tu, spegniamo la TV. Spegniamo la TV, la spegni sì con questa canzone. Con la tua allegria. La canzone. Noi stiamo bene fino a domattina. Anche se tu però te la tiri un po'. Perché se la tira già un po'? Non è vero, se la tira. Dai. Maestro, per cortesia. Come era, era allegra? Maestro, vai. Chi lascia la vecchia per la nuova? Sa quello che perde, non sa quello non che trova. Non vi accontentate mai. Vai. Guarda, maestro, stavo quasi per dormire. In regia è piaciuto, vedi? È sì, piaciuto. Ha Andrea sortito l'effetto desiderato? Sì, come no. Ecco, Andrea, svegliate un attimo, ma allora, riprendiamo la strada vecchia. Riprendiamo la strada vecchia, ma sempre la solita strada. Vabbè, riprendiamola. Dai, veloce. No, così è lento. Ancora, non gliela faccio. Maestro, coraggio, su. Aiutatemi, pubblico. Forza. Sbagli di no, tu. E dai, vai. Dai. Come? Via. Parto. Vai. Giampaolo, tu sei la nostra voce che racconta ogni sera nel centro notizie e novità con garbo e dolce ironia. E allora noi non possiamo più aspettare, è bello vederti entrare dalle donne. Oggi sei attorniato, ma a tua moglie cosa hai regalato? Signori e signori, Giampaolo Coppola! In piedi! Buonasera! Giampaolo dalla regia! Posso farcela, non posso farcela. Giampaolo Coppola, e lui, Indiana Jones, e anche l'Asia, la notizia del giorno. Grazie. Ha perso la voce, vai, parla, bravo, vedi, Giampa ha perso la voce. Buonasera, che accoglienza, ma no, vabbè, per Indiana Jones. Buonasera. Grazie anche al maestro che insomma hai visto come si è ha sempre impegnato. Questi ingressi era allegrissima Giampaolo guarda veramente allegrissima la stavo ballando come in discoteca. Bravo dance molto dance così, molto dance. Allora Giampaolo, tu sai che oggi nella nostra puntata possono accedere soltanto uomini positivi, non al Covid, positivi e soprattutto con un grande rispetto per le donne. Ma quindi certamente. Tu sei benvenuto grazie. Un pubblico fantastico, vabbè, fortissima impronta femminile, alla grandissima. Attenzione, guardati le spalle. No, ho visto, sono le calciatrici. Attenzione. Ma io sono pronto a riscendere in campo come facevo 20 anni fa. Sono perché pronto. Già il capitano. Vado in riserva già. No, col capitano già mi sono messa d'accordo. Ci pensa lei a.
Ah, picchia? Picchia de brutto. Ah, sei qua, il terzino che dà, no? Di direttamente di il capitano. Il capitano qua. Ah, qua il capitano. Il capitano chietino, tra parentesi. Ma noi non abbiamo motivi per farci picchiare. Attenzione. Non abbiamo motivi per farci picchiare. Allora. Vabbè, allora, Federica, ho visto che hai... Hai regalato i fiori a tua moglie, perché Antonio voleva sapere cosa hai regalato. Ma certamente, però mia moglie non ama i fiori recisi. Ecco. E quindi ci siamo buttati su Wanda, cioè l'orchidea dell'Indonesia. Ah. Che... Oggi è tutto un po'. Sì, no, oggi. Dice le altre volte. Altre volte, meno. Vabbè. Allora, vai. Vabbè. A parte l'orchidea. Ma insomma. L'hai festeggiata alla grande. Ovviamente. Grazie. Anche se poi non si finisce mai di lavorare, quindi siamo sempre al lavoro comunque, quei rari momenti. Ecco, mai trovato il momento per andare a salutare la suocera? Non ancora. Ma devo andare. È il lavoro. Oggi è la moglie. Prima moglie, dai. Andiamo pure dalla suocera. Nina, signora Nina, arriva domani. No, ma lei lo sa, io mi faccio improvvisamente. Senza preavviso. Vabbè, io volevo solo dire una cosa proprio velocissima, perché come avete trattato l'argomento più spinoso di queste settimane, insomma, in maniera egregia anche con la signora del pubblico, io volevo soltanto dire una cosa, Federica, per riagganciandomi alla prima delle rubriche che abbiamo fatto, che ci siamo inventati in questo spazio che tu hai coltivato con tanto amore, cioè Federica pensaci tu, perché naturalmente sei il grande cuore dell'Abruzzo, sta battendo forte in queste ore per l'Ucraina, c'è anche chi ci specula sopra come sempre, soliti avvoltoi, quindi come io sempre. Volevo approfittare di te per dire, facendo mio l'appello, quello che è del sindaco Biondi dell'Aquila, a non ricevere chi si presenta a casa per chiedere soldi per la popolazione ucraina. Ci sono i comuni, c'è la protezione civile, ci sono associazioni, esatto, persone associazioni molto serie che già da anni fanno questo lavoro. Esatto. Non cascate in questa trappola, io volevo soltanto dire perché questo. Purtroppo anche in queste situazioni, e soprattutto aggiungerei in queste situazioni, gli avvoltoi escono fuori. Siccome è successo. Non tutti, insomma, sono persone, no? Certo, di cuore. Di cuore, ma soprattutto di sani principi. Assolutamente no. Qui esce fuori il peggio di questo. Insomma, state attenti, insomma, ecco. Esatto. Vabbè, ma passiamo assolutamente alle donne. Dobbiamo assolutamente passare alle donne, perché insomma sono i protagonisti di questa puntata, che quindi per forza dobbiamo fare la nostra rubrica Le Fantastiche, di Fidati di me, ma ecco. In fondo anche di tutto il nostro pubblico presente, di chi ci segue al femminile. Allora, e quindi ha portato più storie di donne, però inframmezziamo ogni tanto con le nostre rubriche classiche. Allora parto da una storia, da un angelo donna, perché un angelo donna è la protagonista di questa storia che ti racconto, che riguarda la tua Montesilvano. Riguarda una coppia, parliamo di Manuela e Fabio, che il 9 dicembre si dovevano sposare. Lui però era in attesa di un trapianto di fegato e proprio quel giorno viene chiamato all'ospedale Le Torrette di Ancona per fare questo intervento, quindi ha soltanto 3 ore di tempo, quindi il matrimonio non può essere celebrato, e fanno una corsa verso Ancona, ma una volta raggiunto il capoluogo marchigiano la macchina ha un guasto e loro quindi sono spaesati, anche agitati, perché ovviamente il tempo corre, sono un po' disorientati, perdono un po' l'orientamento, e c'è una ragazza che si accorge di questa loro difficoltà e capisce subito il momento cruciale e li accompagna lei all'ospedale, dove lui viene sottoposto a questo intervento molto, molto delicato, che supera bene. Meno male. Poi viene fissata una nuova data per le nozze, cioè il giorno di San Valentino, ma per ragioni insomma, di salute, insomma, viene rinviato ancora. Pochi giorni fa, davanti al presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, che è Claudio Ferrante, Emanuele e Fabio, insieme alla loro piccola gioia, si sono finalmente potuti sposare. Facciamo gli auguri a questa coppia. Dopo 10 anni. Che secondo me dopo 10 anni di convivenza. Ancora di più, dopo tutte queste peripezie, ha gustato ancora di più questo momento e questo messaggio bello che è l'unione di una coppia. E questo angelo, bisogna veramente un angelo è caduto dal cielo per quel giorno, per questa coppia che aveva bisogno. Sennò, questa ragazza. No, la ragazza è marchigiana, sicuramente marchigiana, ma noi la celebriamo il giorno della festa della donna. Però io vorrei anche ricordare come qualche settimana è venuto il premier Draghi in Abruzzo. Non ce ne siamo accorti, però era venuto per celebrare le scienziate del Gran Sasso. Era accompagnato da Giorgio Parisi, che è il premio Nobel della fisica, ed era una giornata dedicata alle donne impegnate nella ricerca. E chi, se non un abruzzese, potevamo celebrare in questo spazio? Perché naturalmente sempre abruzzese, non vorrei tirare sempre l'acqua al nostro mulino, però capito, se sono forti, se
sto forte, che facciamo? Non lo diciamo? Noi siamo qua, il centro, allora, poi l'Abruzzo, esatto. Di che dobbiamo parlare? L'11 febbraio è stata celebrata in tutto il mondo la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza, che ovviamente sono una minoranza. Vabbè, perché non gli si dà mai lo spazio perché sufficiente. Perché dobbiamo faticare, lo dicevo prima con Stefania Peduzzi, perché dobbiamo faticare il triplo, sì, capito? Sì, questo è vero, non questo perché è vero, non questo siamo vero. Scienziati. Ma l'Abruzzo vanta una delle poche donne in Italia a gestire impianti idroelettrici. Noi abbiamo Valentina Di Girolamo, classe del 1985, lei è originaria di Catignano, che gestisce 19 impianti idroelettrici con 9 dighe e coordina, dico, un team di 64 tecnici, di cui 63 uomini, capito? E una sola donna. Quindi abbiamo questa abruzzese super e insomma, signori, una scienziata, secondo un ingegnere. Secondo me lei è in stile capitano, Beh, insomma, sì, beh, sì, no, stile è certo, capitano. È come il capitano. Va bene, della squadra. Va bene. Ma io pure so stile capitano. Vabbè, no, ma io me ne sono accorto. Non è che guarda Antonio, non lo sai come mi chiamo Antonio? Marescialla. Regime hitleriano. Beh, insomma. Ogni tanto dice: senti, mi mandi un messaggio a modo tuo quando deve far calma qualche anco. Va bene. Vabbè, ma passiamo alle nostre rubriche classiche, perché sennò ci perdiamo. Quindi dobbiamo per forza passare al nostro momento orso, perché questa settimana c'è stata una notizia importante dedicata al nostro principe della rubrica, il nostro Juan Carrito, che si era riaffacciato a Roccaraso, prima a giocare con un cane nel centro abitato e poi direttamente alla stazione. Esatto. Perché lui perché aveva sciato, mangiava, fatto quello che doveva fare. E però questa presenza, insomma, non è andata bene a chi insomma ne monitora gli spostamenti e purtroppo alla fine è stato catturato. Attirato in gabbia con un'esca, narcotizzato e trasferito con una gabbia speciale nell'oasi naturalistica di Palena. E c'è stata una grossa reazione popolare da questo di vista, perché comunque ovviamente siamo tutti affezionati a questo. Siamo affezionati, fa parte di noi. Lui sarà osservato e monitorato 24 ore al giorno. Che poi stava a giocare col cane, sì, non sì, è che stava a giocare, a fare cose insomma tremende. Non ha mai aggredito nessuno. E il WWF ha sottolineato come questa alla fine è il risultato di una politica non vincente, soprattutto da parte dei comuni, però io dico pure che c'è stato chi, come per esempio la tua Villa Lago, ha operato in maniera corretta in tempo, cioè certo, chiudendo comunque i cassonetti di rifiuti, non lasciando i rifiuti per strada, perché poi fondamentalmente è quella la questione. Quello. Lui viene attirato dal fatto di che ci siano dei cibi, quindi dice che me lo fa andare a cercare se me lo mettete già lì. Esatto. E insomma. Eccolo là, vedi? Il cane che torna dal padrone e lui. Ma lui è tranquillissimo. Arrivederci. Guardate quanto è bello lui. Là, guarda. Guardate, sembra proprio un peluche che abbiamo dentro casa, capito? Io ce l'ho sul letto di mia figlia. Va bene. Va bello, tranquillo. Va bene. Però la scorsa settimana noi abbiamo parlato di piccioni. Cioè, di volare. A parte il fatto che sono un po' più maleducati sti piccioni. Io in effetti ho fatto un controllo, francamente. Ma te la dico, ho fatto un controllo su tutte le macchine dello staff di Fidati di Me e devo dire che l'unica macchina che è oggetto di apprezzamenti intestinali è la mia. Non è vero. Lo dico anche al pubblico, lo confesso. Non è vero, anche la mia, devo dire. Meno male che ha piovuto sti giorni, vai. Questa settimana raccontiamo un altro fatto un po' curioso che è successo a Martin Sicuro e praticamente è successo che in una via molto, molto centrale sono transitate le auto e si sono trovati davanti una marea di uccelli, alcuni vivi, la maggioranza morti. Mamma mia. E quindi i camminatori si sono fermati, alcuni addirittura con cuore hanno preso questi uccelli vivi, li hanno spostati sul marciapiede, insomma si è creato un vero e proprio giallo. Perché non si è capito che cosa sia successo, si è ipotizzato un avvelenamento, il malfunzionamento delle linee elettriche dove erano posizionati gli uccelli. Invece, molto probabilmente, siccome sono morti da impatto, e lo stormo, e poi parliamo di tordi, si è andato a schiantare contro un tir, un camion che passava lì, e l'hanno caduto tutti insieme. Mamma perché mia. Poi come viaggiano è come un blocco unico. Esatto, sì. C'è stato questo. Non volevo arrivare a questo quando ho detto non mi fare più la cacca sulla macchina. Però insomma, però resta sempre la mia quella. Vabbè. Ma passiamo al nostro Arsenio Lupino. Ecco, che ha combinato. Ai crimini di serie proprio inferiore, ma sempre col massimo rispetto. Per la fusaglia. Non la possiamo certo ridurre a un prodotto di serie B, perché però è anche la festa della donna. E allora qui
diciamo, è un Arsenio Lupino che va un po' dove ti porta il cuore. Perché? Perché parliamo anzitutto di un ragazzo di Ortona che c'ha un po', ha avuto problemi con la giustizia, ha avuto problemi con la droga, condannato a 4 anni e 6 mesi, ma non può stare lontano dalla sua compagna. E non riesce a stare lontano dalla sua compagna, tra la fidanzata, vogliamo fare. E quindi settembre scorso era già evaso dai domiciliari per andare da lei. E quindi l'avevano arrestato, l'ho riportato agli arresti domiciliari e dopo 12 ore era di nuovo evaso. Mamma perché, mia, perché non ce la fa, prima ancora di andare dal giudice per la prima evasione era non gliela può fare. E insomma, e l'ha rifatto un'altra volta. L'ha rifatto un'altra volta e quindi il padre lo ha contattato al telefono e dice: dove stai? E qui c'è il problema della recidiva. E infatti. Allora, Giampaolo, questa sera siamo in netto ritardo. Cenni e dobbiamo chiudere. Ma io non chiudo se tu non mi porti. No. Allora andiamo direttamente, andiamo velocissimi. Super querce. Allora, Anna De Meo, 102 anni dell'Aquila. Donna, naturalmente. Auguri. Che l'ha viste tutte, compresa l'emigrazione dall'Argentina dal 51 al 56, poi una coppia di Nereto, lui 101 anni e lei 100, quindi a Nereto. Lei, ma lui 101 Palma, anni perché sta accoppiato con lei, capito? Palma Consorti per tutti, Muccia, e lui il marito Nicola Felicioni. Tanti auguri a questa però coppia. Però io, siccome è la festa della donna, devo chiudere con una donna. Vai. Devo chiudere con una donna. Allora, lei si chiama Letizia Ciarrocchi, ha dovuto imparare a scrivere prima dei suoi compagni per non restare indietro al primo anno delle elementari. Con la scrittura è stato un amore a prima lettera e per questo ha scritto, è diventata paroliere di canzoni, autrice del romanzo Era solo una voce, con tanto di prefazione di Barbara Alberti. Ha conseguito la licenza di solfeggio, il compimento inferiore di pianoforte, diploma di musicoterapia con vari tirocini, ha studiato canto moderno, laureata al DAMS di Bologna, parla bene l'inglese certificato a Cambridge. Lei è una donna non vedente, ma è la dimostrazione che non c'è montagna che non si possa scalare quando si vogliono raggiungere i propri traguardi. Il giorno della festa della donna, una donna più speciale delle altre. Assolutamente, bravo Giampaolo, grazie. Grazie a tutti. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità perché continuiamo a parlare di donne che aiutano le donne. A tra poco. Fidati di me, fidati di me, fidati di me. In conclusione di puntata con la rubrica Dillo con il cuore, vogliamo dedicarci a uno spaccato del mondo femminile, uno spaccato forse un pochino diciamo con meno soddisfazioni, no? Perché parliamo di cose un pochino più brutte, se vogliamo, ma grazie ad altre donne riusciamo a parlarne con fierezza e a parlare soprattutto di futuro migliore. E qui accanto a me ho la dottoressa Maria Laura Di Loreto, che è responsabile del centro antiviolenza Alfa di Chieti e Maia di Guardia Grele, e accanto abbiamo la dottoressa Ernesta Bonetti, che è un consulente legale, avvocato abilitata. Buonasera e bentrovate. Buonasera a lei. E intanto grazie per aver accettato il nostro invito e soprattutto per parlare di un argomento che purtroppo colpisce noi donne, no? Perché la violenza sulle donne, che può essere sotto ogni forma, adesso non siamo qui nemmeno a ribadirle perché sono tante le violenze che una donna può ricevere, non soltanto quelle fisiche, forse fanno ancora più male quelle verbali, quelle psicologiche, quelle che comunque cercano di annientare la donna sotto ogni aspetto. E qui, grazie alla dottoressa Maria Laura, noi vogliamo parlare appunto di questo centro antiviolenza che si trova uno a Chieti e uno a Guardia Grele. Ecco, prettamente di cosa vi occupate, dottoressa? Allora, intanto grazie per l'invito, perché sono momenti di scambio e sensibilizzazione per far conoscere che esistono questi servizi che hanno la possibilità di restituire un diritto alle donne, che è quello di essere libere fuori da ogni tipo di violenza. Il nostro è un centro riconosciuto dalla Regione Abruzzo, tutte e due, sia Maia che Alfa, e dal Ministero delle Pari Opportunità. Questo lo dico perché esistono dei criteri che il Ministero detta per la qualità, certo, e la professionalità, certo, e soprattutto la modalità di condividere con le donne il loro percorso. Oggi però il messaggio che noi vogliamo dare è che dalla violenza si può uscire. Assolutamente. Oggi ricordiamo, no, soprattutto i diritti delle donne, e questo della violenza credo che sia
come dire, la punta estrema del non riconoscimento del diritto di una persona, perché insomma parliamo delle donne come se fossero, non fossero persone, no? Cioè le identifichiamo, invece c'è un rispetto a monte che passa attraverso il rispetto verbale, il rispetto psicologico, la considerazione. Purtroppo esistono tante donne che ancora oggi nel 2022, nonostante tutte le, come dire, l'emancipazione che c'è stata, non solo dal punto di vista personale delle donne, ma anche dal punto di vista legale, poi ce ne parlerà la collega, purtroppo continuano a vivere in situazioni di violenza. Quello che noi facciamo è restituire alle donne un loro spazio, far comprendere che dalla violenza si può uscire. Ma che soprattutto sono, non sono sole. Che non sono solo, e grazie, infatti, nel momento in cui si entra in un centro antiviolenza, oltre alla responsabile, che sono io in questo caso, esiste un'equipe, esistono le psicologhe, le psicoterapeute, le consulenti legali, ma abbiamo anche una rete di legali all'esterno, donne, che da tanti anni lavorano con la violenza e che sanno trattare e riconoscere la violenza, perché il problema della violenza è che la demistifichiamo, cioè la normalizziamo. Quando ci arriva un gesto verbale non gradito di denigrazione, spesso diciamo vabbè, lasciamo perdere, perché un po' le donne nella storia sanno, no, che dovunque vanno in qualche modo c'è il rischio di essere maltrattate, piuttosto che di essere oggetto di desiderio. Diciamo che ci partono quasi pronte, ma come siamo, se stanno a giustificare quel piccolo... Ma guardi, è un fatto anche molto culturale. È vero. Cresciamo educando, cioè anche in senso, come dire, questa spontaneo, è la realtà, no? La società è questa, è una cultura che rivolge alla donna tutte le attenzioni, come se nella donna non ci fossero tutta una serie di condizioni, il mondo va a rotoli, quindi la famiglia, quindi si chiede il sacrificio alle donne, annientando anche la propria parte personale, individuale, perché la violenza fa questo. È vero. Cioè lede la parte proprio più profonda delle donne, e queste donne nella violenza spesso non si riconoscono. Nel video che adesso stiamo vedendo sono due testimonianze di due donne che sono uscite dalla violenza, e una di loro ci dice: io non sapevo più neanche quali gusti alimentari avevo, perché ero costretta a cucinare, a preparare solamente alcuni alimenti, solamente in alcune situazioni, perché fuori da quelle situazioni si scatenava l'inferno, e quindi venivo anche, dico questo per dire la banalità, no? Esatto, cioè sì, di non sottovalutare alcuni atteggiamenti. Purtroppo esiste ancora una forma di controllo nei confronti delle donne, anche a livello lavorativo. È chiaro, noi ci interessiamo principalmente di quella violenza che avviene all'interno delle mura domestiche, in una relazione di intimità, di una costruzione di progetto di vita che hanno con questi uomini, quindi ci sono i bambini di mezzo. Ma come dicevo prima, un po' noi donne cresciamo, no? Sapendo che anche in un contesto lavorativo potremmo essere oggetto di molestie sessuali. Assolutamente. E quindi partiamo dal presupposto che ci può stare. Questo è l'errore, perché nel momento non in cui non ci può stare, non ci deve stare. Ecco, facciamoci un applauso, donne, non ci deve stare, e non dobbiamo noi assolutamente né accordare né tralasciare che passi così in sordina un approccio del genere, perché non è giusto, non è corretto, ma soprattutto non è normale, perché come non accade sugli uomini, non deve accadere sulle donne. Se dovesse accadere, però, esistono dei centri apposta, costituiti adeguatamente con professioniste formate sulla violenza, che possono sostenere la donna in tutte le sue scelte, che noi offriamo uno spazio di informazione rispetto a tutto quello che la legge offre, perché oggi ci sono delle leggi, poi ce lo dirà la collega, lasciando la libertà e la volontà di scelta della donna. Questo è fondamentale per assolutamente, noi. Assolutamente. Abbiamo parlato di legge, abbiamo parlato di questo gruppo che nel caso specifico del centro antiviolenza Alfa e Maia, insomma, non è fatto soltanto di, come abbiamo detto, responsabile, ma anche di consulenti, anche di personale specializzato e soprattutto di avvocati che possono comunque indirizzare
per la via più giusta, insomma, ogni singola donna, perché ogni donna ha un mondo a sé, ha un, diciamo così, ha dietro le spalle una storia diversa dall'altra, quindi ognuna di loro ha bisogno di uno specifico, diciamo così, indirizzamento, no? Se lo vogliamo definire in questo caso. Ecco appunto, dottoressa Bonetti, innanzitutto parliamo di questa emancipazione anche a livello, diciamo, di legale, no? Certo, sulle donne, di leggi. Allora, noi abbiamo celebrato la giornata internazionale della donna. Ben vengano giornate come queste che ci consentono di parlare di quelle che sono state le rivendicazioni che le donne hanno portato avanti nel tempo. Le donne hanno iniziato già parecchio tempo fa, parliamo del 1865, parliamo di un tempo molto lontano in cui le donne hanno iniziato un cammino di emancipazione personale verso l'acquisizione appunto di diritti. Nel 1865 lo Stato, quando ci fu l'Unione, ci fu lo Stato unitario non ritenne di dover valorizzare quello che pure era stato il contributo che le donne avevano dato ai moti risorgimentali, e non lo fece non riconoscendo alle donne il diritto di voto, non riconoscendo loro una capacità giuridica. Le donne erano sotto l'autorizzazione maritale. Parte da là quel percorso appunto di emancipazione delle donne che già alla metà del secolo scorso le portò ad acquisire delle grandi conquiste. Le donne conquistarono il diritto di voto, conquistarono l'accesso al mondo del lavoro, acquistarono la capacità giuridica, perché si liberarono dalla potestà maritale in cui gli uomini li avevano rilegate, potestà maritale che sostanzialmente le spingeva negli angusti confini di una famiglia patriarcale che non consentiva loro di svolgere alcun altro ruolo se non quello di madre e di donna. Assolutamente. Ed è un percorso appunto lungo che noi non possiamo ancora definire come completato, perché accanto appunto alle leggi che noi oggi pure abbiamo e sono delle ottime leggi, oggi noi possiamo dire che la repressione dei reati non basta, c'è tutto un lavoro culturale da portare avanti, che è fatto proprio di un lavoro di scardinamento di quelli che sono i pregiudizi, gli stereotipi che ancora si annidano nella nostra società, che purtroppo, dobbiamo dirlo, è ancora una società fortemente patriarcale. Ecco, volevo farvi una domanda, ma adesso le donne, perché di campagne così, insomma, alla sensibilizzazione, ma soprattutto all'invito a queste donne di denunciare, ce ne sono tante anche a livello nazionale, devo dire, ci si sta muovendo molto verso questa direzione. Certo. Ma le donne sono ancora terrorizzate nel farlo, nel senso, si fa ancora fatica a trovare la spontaneità? Mi correggo forse meglio con la domanda, cioè siete voi a doverle andare a stanare oppure c'è una libertà di farlo da loro stesse? Insomma, no, le donne possono accedere al nostro centro in vario modo. Quando però vengono spontaneamente, e molte vengono spontaneamente, il percorso di fuoriuscita dalla violenza è molto lungo, perché noi, e questo ce ne accorgiamo, lo notiamo in quasi tutti i casi, c'è la difficoltà delle donne a percepirsi come soggetti di diritto. La violenza lavora in maniera molto subdola sulla donna, per cui la donna tende all'inizio anche a responsabilizzarsi, a darsi la colpa. La donna che viene a denunciare la violenza è piena di paure, una paura che sempre riscontriamo è quella di perdere i figli, perché magari il maltrattante ha usato proprio quell'arma quando si è reso conto che stava perdendo il controllo sulla donna, ha utilizzato anche quell'arma come tecnica finale per tenere la donna legata a sé. La donna ha paura di perdere anche quello che è lo status sociale che ha. Molte donne non lavorano, quindi sono in una condizione economica di prostrazione, anche esatto. Quello è un grosso dipendenza assoluta. Di dipendenza esatto. Assoluta. Quindi ecco, è un lavoro molto difficile e molto lungo, però dalla violenza, come diceva la collega, si esce. Si può uscire. Si può io, uscire. Se c'è un insegnamento che cerco di inculcare già nella mia bambina, che ha solo 8 anni, ed è l'indipendenza, indipendenza totale, che sia quella economica sia quella mentale. Tutti i tipi. Perché con l'indipendenza si è liberi di scegliere, liberi di essere amate, liberi di amare chi certo. Vogliamo, quando vogliamo. So che non è semplice, so che ci sono alcuni
diciamo così, alcuni spazi, alcuni luoghi in cui si è ancora molto chiusi con la mentalità, no? Certo. Però bisogna cercare di mandare questo messaggio a gran voce, soprattutto per le giovanissime che crescono. Certo, dappertutto, non soltanto a livello, insomma, della società, ma anche e soprattutto nelle scuole, nelle famiglie. È lì che comincia la lotta alla violenza. Il mio applauso del pubblico va a voi, care signore, che veramente grazie. Fate la differenza. Grazie. Fate la differenza sul territorio. Oggi è una puntata, insomma, che è un po' di fretta perché ci siamo dilungate molto, ma mi farebbe veramente tanto, tanto piacere poter anche venire a trovarvi presso le vostre strutture per far conoscere meglio questa realtà e continuare a parlare. Anzi, ci prenderei quasi un appuntamento fisso volentieri, per poter sensibilizzare tutte le donne. Vogliamo volentieri. Esatto, volentieri. E poter comunque far arrivare il nostro aiuto, che seppur è piccolo, ma magari già da questa sera qualche signora si è riconosciuta nel nostro parlare. E magari già questa sera riusciamo ad aiutare qualche altra donna, no? A sensibilizzare, a denunciare. Questa deve essere la parola base. Denunciate, perché c'è il futuro, c'è chi vi aiuta, ci sono strutture e persone adatte che possono indirizzarvi e che non vi lasciano sole. Abbiamo una società capace di fare questo. E adesso io intanto ringrazio tutto il mio pubblico che oggi è stato qui con noi, ringrazio le ragazze del Chieti Calcio, in bocca al lupo ragazze per il vostro futuro, ringrazio tutte le mie signore, Lorella e Marisa, insomma, per essere state qui con noi, ringrazio la nostra Nina, Masciulli Edizioni, che come sempre ci allieta la giornata, Antonio Di Giosafat, che è il galantuomo della serata, insieme al maestro Lindo e tutto il nostro, noi abbiamo lo staff maschile, ma che ci vuole un bene dell'anima. Quindi ben vengano questi maschi qui. Servono quindi anche loro. E servono anche loro. Quindi ringrazio Antonio D'Ottavio, Alberto Capo, il nostro Abramo, e poi alla regia Andrea Di Fabio e Nino Lallone. Insomma, grazie veramente a questi grandi uomini che ci aiutano a fare meglio e a dare anche queste notizie via televisive. Grazie a tutti. Grazie. E noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 21, con Fidati di me. Ciao a tutti, Rete 8, buonanotte. Fidati di me. Ti diranno che se tocchi il sereno